Chiudete porte e finestre e alzate il volume della vostra radio. Questo è un nuovo episodio del Dunwich Buyers Club, podcast di giochi e avventure. Benvenuti. Eccoci qua e benvenuti a un nuovo episodio del Dunwich Buyers Club, podcast di giochi e avventure che ogni settimana porta a casa vostra il meglio dei giochi da tavolo e dei giochi di ruolo. Io sono Jack e come sempre sono in compagnia di Banda. Ciao ragazzi! Di Mac, a.k.a. Duca Conte. Bentornati, giovani! E di Ale, detto il cap. Ciao ragazzi. Ale, che cosa c'è? Lo so, cosa c'è. Adesso ci arriviamo. Siamo all'episodio, credo, 254. Giusto. Ragazzi, che dire, domani si parte, noi saremo al Polo Nerd domani sera. Tra meno tardi, di 20, esatto, più o meno tra 24 ore da quando voi state abbondanti ascoltando questo episodio, noi saremo in viaggio. Però ovviamente il grande evento, la DBCon, è il sabato 19. E vi aspettiamo ragazzi, voi che avete prenotato il vostro posto, e sarà una giornata veramente indimenticabile, nonché sarete le nostre cavie per questo tipo di eventi. Avete già ricevuto il palinsesto, avete già ricevuto le varie chiamate per i vari orari e i vari tavoli. Quante volte ho usato la parola vari? Mecche? Varie. 5. Bene, bravo. E ragazzi, sarete delle stupende cavie per elaborare, come dire, anche per il futuro, a seconda di come andrà la giornata di domani. Io sono veramente veramente emozionato. Tuttavia, una macchia c'è una macchia, c'è chi un problema. Chi ha ricevuto la scaletta già sa. Esatto. Chi ha ricevuto la scaletta lo sa, e purtroppo Ale non sarà dei nostri. Sarò infatti in Spagna per lavoro 3 giorni e mezzo, di conseguenza tra capo e collo, porca maledetta. È stata una cosa improvvisa e niente, va così, questa volta non ci sarò. Sì, veramente un colpo al costato, non è il primo che riceviamo come gruppo, ma ci siamo sempre, abbiamo sempre, come dire, cercato di lavorare intorno ai problemi, anche purtroppo stavolta alcuni sono, sì, insomma, a volte tra tutte le robe questo fa rodere particolarmente il culo, perché è una cosa che abbiamo organizzato tutti e quattro, e purtroppo ci sono cose a cui, insomma, devi far fronte. Per avevo l'autorizzazione di Greta, è quello che mi fa star peggio. Però pensala così, il bonus comunque secondo me è ulteriormente incentivato dal fatto che comunque perché non conta come bonus con Greta questo, perché lei mi aveva dato l'autorizzazione, quindi mi sono bruciato i miei punti freedom in modo scemo. I punti freedom, adesso ne faremo un discorso a parte. Allora, io credo che spero, allora sicuramente non sarà bello come esserci tutti e quattro, però ripeto, faremo il meglio possibile, e ho un sacco di voglia di divertirmi e di vedere tutte le persone che si sono iscritte, perché sarà anche un bel modo, insomma, per connettersi via tramite vita reale rispetto a quello che facciamo di solito. Le occasioni sono poche e ovviamente di solito AKA segnalazioni di bug di episodio. Ormai oggi ci hanno scritto, non so, l'altra volta oppure Dario D'Alessandro che manda la solita solfa su Rising Sun e anti Terraforming Mars. Sì. Luca Lari che manda i meme, chiaro, il cultista zero che fa il fenomeno, tutte queste robe qua che ormai ci accompagnano nel quotidiano. Il cultista zero cerca gli exploit tipo il mio Blizzard of the Costa, esatto, di 2 episodi. Io, per cui è molto bello avere questo tran tran settimanale, è una cosa che ovviamente ci fa super piacere, ci fa super divertire, però ovviamente una volta ogni 3-4 mesi bisogna mettere il puntino sulla i. Ecco, bene, detto questo, potrei, guarda, guardo Ale che mi guarda veramente, non riesco a farmi una ragione, comunque vabbè. Lo show deve andare avanti, dobbiamo continuare con l'episodio di oggi, e l'episodio di oggi non si può non aprire con un sincero ringraziamento a Paola Cerato, cultista extraordinaire, che con il ovviamente suo pledge da $5 si è guadagnata il diritto di diventare Patron of the Week. Quindi Paola, noi aspettiamo con ansia la tua top 3 e la tua flop 3 per commentarla in diretta. A proposito di Paola lavora in biblioteca a Caldogno e si propone, come già fatto dal buon Paolo Menegatti per il quartiere di Laghetto, di lanciare un evento ludico per famiglie e per, diciamo, giocatori di tutte le età, sponsorizzato, diciamo, dall'associazione ludico-culturale dei Maludici,
a Caldogno, in biblioteca Caldogno, non c'è un indirizzo, quindi credo che a Caldogno, non so. Biblioteca di Caldogno. Biblioteca di, cercate biblioteca di Caldogno, sabato 19 novembre dalle ore 10 alle ore 12, quindi due ore, un po' breve, ma sarà breve ma intensa, una mattinata di giochi da tavolo per tutte le età. Quindi se passate da quelle parti prima di andare a fare l'aperitivo, potete tranquillamente godervi una partita magari a qualche gioco di società con Paola e i Maludici. Va bene ragazzi, scusate, io mi sono un attimo perso perché il mitico Bernie mi ha mandato le sue le classiche pagelle, perché adesso stanno facendo Joseph of the Lion col gruppo Moema, gruppo Joe, storico, sì, e Renato, e ovviamente Bernie mi manda tutte le pagelle ogni volta che fanno una sessione, tipo calcio, sì sì, no, come si sono comportati tutti eccetera. Adesso sono al scenario 25, quello del demolitore, però non lo spoilero. E insomma ci sono un po' di difficoltà per la prima volta, la spocchia di questo gruppo si è un po' andata di Star mi fa siamo talmente forti che pensavamo di giocare senza comunicare, cioè, ragazzi avete fatto solo i tutorial praticamente, no, quindi non sono andati un po' più avanti, però diciamo che adesso arrivano i veri problemi. Ecco, io ringrazio Bernie ovviamente anche per essendo parte integrante del gruppo Escape Room con cui stiamo farmando come dei pazzi, tra l'altro in giallo, delle MS edizioni. Gioco che so Mac ha portato a marzo di quest'anno. Sì, io quasi non me lo ricordavo. Sì, io non me lo ricordavo, avevo preparato un intervento, poi è venuto fuori che l'avevi già fatto te, ho detto oh, vabbè. Però devo dire che è un investigativo, direi sicuramente non a livello tecnico di Detective, però no, assolutamente. Secondo me è meglio, però meglio del Detective quello Pocket. Sì, io faccio notare che Jack Detective è passato dal dimenticare il numero degli episodi a ricordarsi gli episodi di sei mesi fa. No, in realtà me l'ha ricordato Mac, perché io stavo comunque, diciamo, il Detective Pocket che ti avevo dato quella volta, sì, sono sincero, di tutti i Detective mai usciti è veramente il peggio del peggio, più scarso. Secondo me è proprio un prodotto brutto. No, cioè, invece a proposito di in giallo, a Luca, non mi ricordo se a Luca o prima, comunque MS Edizioni ha annunciato che porterà anche la nuova serie, che in verde, che, esatto, no, non si chiamerà sempre in giallo ma la scatola è verde, ho come un déjà vu. La roba interessante è che in giallo è particolare perché sarà ambientato il primo, la prima scatola è ambientata intorno agli anni 20-30, non era Pulp, sarà la prima, non era Pulp. Sì, tipo okay, diciamo epoca richiamo di Cthulhu, esatto, diciamo, esatto, classico. Questa sarà portata, sarà più avanti, sarà, dovrebbe essere intorno agli anni 50-60, quindi okay, la protagonista è la stessa, è come se cambiasse l'epoca, è una roba abbastanza interessante e quindi la formula sarà abbastanza simile, io non vedo l'ora di metterci le zampe sopra. Ottimo ragazzi, per cui vabbè, io vi rimando all'episodio di sei mesi fa. Beh, comunque poi quando hai finito ci racconterai, ci darai anche la tua sì, beh, fino adesso devo dirti, allora meccanicamente funziona, cioè nel senso ha delle piccole chicche secondo me notevoli, esatto. Secondo me i casi sono scritti bene, mi manca l'ultimo, però ci sono, ogni tanto c'è effettivamente il problema di proviamo tutto con tutto, cioè che non sì, è che era un pochino quello che sì, che io non mi ricordo cosa ne hai sì, detto di... però in realtà però non essendoci il problema del tempo sì, è cioè, uno, ecco, di, allora, è in uno realtà... di quelle cose in cui tu ti rilassi un attimo, esatto, in realtà fare. Il problema che avevo evidenziato io è proprio il fatto che manca un po' la pressure cerchiamo di portare a termine con il minor numero di passaggi possibile, perché l'unica discriminante è il punteggio alla fine, sì, beh, no, cioè però 30-45 esatto, carte a seconda di quante carte utilizzi per arrivare alle conclusioni. Però la cosa ad esempio che puoi cambiare la tua, cioè tu puoi fare una call diciamo su una certa una chiamata su una certa domanda, no, su una certa domanda che ti fanno e tu puoi trasformare poi in base agli indizi che ottieni successivamente la tua risposta, e questa è abbastanza interessante. Però sì, la cosa che avevo evidenziato anch'io era che mancava un po' il mordente del sì, tempo che passa, dell'urgenza. Detto questo, vabbè, è enjoyable. Sì, sì, no, ma magari ne accenno di nuovo quando lo finisco. Sì. Comunque, 24 marzo 2022, episodio 225. Pensati, boom! Pensati. Dove c'erano anche chicche quali? Brian Boru, pensati, e Micro City e Roll for the Galaxy. Scusa, puntatina questa qua. Mi ricordo due anni di portatelo in italiano, provato una volta, sì, tipo, mamma che merda Roll for the Galaxy. No, adesso capisco perché nessuno l'ha mai portato non in Italia. Non distorce la realtà come il tuo solito. È un gran gioco, ma non è un gioco da tavolo. Cioè, bene, è una ma grande non benissimo. App.
Vabbè, è una grande andiamo innanzi. Sì, allora, spiegami, ragazzi, perché non c'è lo zufolo questa settimana. No, c'è lo zufolo. Ma lo stiamo per lanciare. Cosa dici? 3, 2, 1. Zufolo! E contrariamente a quello che dice Mac, MagicMerchant.it è sponsor del Dunwich Bears Club. Ah, e anche questa settimana. C'è lo zufolo finto. Anche questa settimana è sponsor del Dunwich Bears Club. Però non vi portiamo nessun codice di sconto perché. Ecco. Il DBC15 è riservato a quelli che verranno al Polo Nerd e potranno acquisire direttamente dalla fonte. Scusami, ma questa settimana non è solo sponsor, ma è anche ospite del DBC. Perché ci ospiterà. Con tecnicamente è vero, è anche ospite, e ovviamente sarà un modo anche per, insomma, fare un po' di comunella, perché noi non vediamo il Munifico molto spesso, essendo egli sempre in giro per il mondo con lo yacht, fare queste esperienze da. Sì, da quelle i che resort. Fanno i ricchi, sì, sì, esatto. Si è comprato l'isola, poi cioè, tutte queste robe qua che noi ovviamente non possiamo, siamo qui a registrare umili nel nostro scantinato, sì. Per cui non è che possiamo fare queste cose. Testa bassa e registrare. Sarà bello quindi essere ospiti del Munifico questa settimana. Ale, cosa stai leggendo? Sto studiando le regole di Otsu. Che dobbiamo fare dopo? No, è che sono 10 giorni che non le leggo, perché sono stato in Arabia Saudita e quindi mi sto ripassando. Le aveva lette in arabo. Detto questo, ragazzi, che cosa si può dire? No, ma se vi do fastidio smetto. No, perché Ale, che partecipi un po', insomma, tutto qua. Ogni tanto, dico cose tipo, no, questa... Jack ha già parlato del suo. No, questa è una serata così. Un po' particolare per Ale, che poveretto, tra l'altro, è appunto reduce da anche un viaggio devastante. Un'ordalia di sangue, povera no, creatura. Solo, abbiamo un costrutto al tavolo. Per loro che sanno, quelli che ci seguono lo sanno, Jack mi ha offerto del caffè. Sì. Prima di mangiare, prima di registrare, prendo tutti, ragazzi, i rischi connessi. Chi sa, chi non sa. Pensate un po' come devo essere messo, ecco, tutto lì. Detto questo, vabbè, le uscite sono veramente importanti, quelle tra la fine di novembre e la metà di dicembre, e inizierei ovviamente si caricano per il Natale. Sì, inizierei con un'uscita annunciata per ufficialmente sul sito del Munifico è 16 dicembre 2022, in occasione del mio compleanno, che è Sleeping Gods in italiano, atteso 2 anni e mezzo, una roba del genere. È stata lunga e dolorosa, sì, la cosa. In un mio commento rilasciato ancora tipo a inizio anno, rilasciato ancora l'anno scorso, dissi: guarda, tranquillo vecchio, qualunque cosa accada, Q1 2022 ce l'hai in italiano. Papim! Ciao banda! E ragazzi, potrebbe esserci una copia al Never Trust. Potrebbe esserci una Never Trust, però attenzione, perché potrebbe esserci una copia sul tavolo della DBCon. Incroyable. Sì, e poi ci sarebbe un'altra cosa che non possiamo rivelare. Jack, cosa c'è? Non posso fare man bassa nel magazzino. Ci dai una. Posso dirti, c'è il sito web. Ho capito, ma ero lì. Lo so, Ale, cosa vuoi che ti dica? C'hai la lista, Ale, te la portiamo giù. Mi sento sempre più triste comunque. Ale, mi dispiace un sacco, veramente. Comunque, vabbè. Poi abbiamo, l'assedio di Runedar, che ovviamente uno dei, secondo me, uno dei farmato più, mille volte, uno dei giochi più brillanti perso di, tutte le volte, sì, di quest'anno. Riuscire a rendere un tavolo da defense algido come il non è algido, no, scherzo, dai. Secondo me è onestissimo. Poi c'è Oath, ovviamente in italiano. È un virtuosismo matematico applicato a Tower Defense. Ma insomma, è verissimo. Per metterla in altri termini, fa molto meno cagare di San Francisco, se vuoi. Ecco. Quello non è che sia difficile. Ma nel senso. Posso dire, no, chiaramente Runedar è un prodotto migliore. Ma è completamente diverso. È completamente diverso. C'entra. Ma non importa. È dello stesso autore? Era solo così. Sì, per fare un po' c'entra? Di aggro. Ma era solo per fare un po' di aggro. Sai che io non vado nemmeno matto per city building. Ma sono. Cioè. A me non è dispiaciuto. Ammetto che nel suo segmento, secondo me, San Francisco non è un brutto gioco. Chiaramente tra i due scelgo Runedar tutta la vita. Ma anche perché, sai. Da ma una parte è molto più eccitante, molto più adrenalinico. San Francisco è un gioco, ragazzi, che ti metti lì con calma. Sì. Ecco, a parte poi non l'abbiamo portato, lo porto io. Te l'ho detto, vuoi fare l'intervento su San Francisco? E tu, certo, sì, manda. Non l'abbiamo già fatto, vero? Non l'abbiamo ancora fatto. No, perché pensavo ci fossimo già tanto. Ma io non faccio city building, li fa lui, perché lui almeno lui può anche compararli e dire. Ma se non si ricorda quello che hanno fatto. Ma soprassedi 6 mesi fa, non ti ricordi neanche dove. È la serata dell'aggro gratuito comunque.
comunque. Cos'altro esce di roba? Oath in italiano, vabbè, che ovviamente è super. Cioè, già un gioco con dei requisiti di sistema micidiali in più, pure in inglese. Adesso è uscito in italiano, quindi quantomeno accessibile. Sì, la rivoluzione del mondo delle miniature su mappa. Cioè, secondo me è un gioco che va assolutamente visionato, soprattutto per quei gruppi a cui piace il genere, perché questo è un'esperienza veramente diversa da tutto. Comunque, posso dirvi che nella mia esperienza a cavallo tra il DBC e il Magnifico, tutte le persone che ho conosciuto di tutte le varie estrazioni di gruppi di gioco eccetera sono a livello con OT, hanno questo rapporto: o gli sono devote o lo detestano profondamente. Cioè non ho mai conosciuto una persona a parte me. Noi siamo io sono abbastanza che abbia detto nel mezzo. No, ma insomma, pregi e difetti. Tipicamente la gente divide molto. Cioè l'esperienza complessiva come me, Ale, dentro ci vedi magari anche in modo errato, perché non voglio dire, magari dentro ci vedi l'Eldorado dove anche non c'è, perché ti fai contagiare dall'idea di questo. O dall'altro c'è gente che è proprio tipo una delle peggiori esperienze peste, della vita. Però io credo che sia allora, per quanto io sia effettivamente a metà del guado, cioè nel senso che è un gioco che sono contento di aver fatto ma non rigiocherei. Ti sarà piaciuto sicuramente più di Root, punto di vista. Mi sono divertito anche di più a giocarci, però secondo me abbiamo fatto dei bei numeri comunque quando abbiamo fatto l'alleanza. No, ma secondo me ci sono stati dei momenti veramente intensi. Siccome so che tra i giocatori italiani il miniature su mappa è un genere amatissimo, soprattutto tra quelli che sono cresciuti in infanzia con Risico, cioè avevano solo quello, e quindi ecco, OT è ovviamente non è comparabile a Risico, però insomma il genere è quello. E quindi ripeto, per tutti quelli che magari sono fermi, ecco, tipo sono fermi al gioco del trono, deve essere fatto in 6, OT secondo me è esplorate la possibilità OT e poi vedete come va. Magari qualcuno magari non fa centro magari con tutti, qualche amicizia, però come detto Banda, se fa centro con qualcuno se non hai rotto durante il gioco del trono, esatto, se non hai rotto amicizia al gioco del trono, sì, durano tutta la vita. Sicuro OT non è così radicale, però secondo me è sicuramente da fare, certo. Perché comunque l'autore come dire, cercato di veramente rivoluzionare un genere che sembrava sicuramente l'ha fatto da un punto di vista meccanico e anche di concetto. È chiaro che poi questa cosa, se volete, certi concetti estremizzati come sono stati portati meccanicamente sul tavolo, come dice Banda, o piacciono molto o innervosiscono molto. Infatti io ho proprio questo problema qua, ci sono delle cose che mi piacciono tantissimo in OT e altre che mi fanno impazzire di rabbia. E secondo me è comunque un'esperienza che va fatta. Se siete uno di quei gruppi a cui piace quel tipo di gioco lì, sicuramente va provato. E poi per esempio c'è The Hunger di Richard Garfield, che è un gioco che ho giocato provato a Play a Modena. Dopo quest'anno abbiamo giocato io e te, Jack, e che c'è, penso anche Ale. Mi sa che eravamo tutti e quattro. È sostanzialmente un è come Quacksalber. Sì, è un pusher però più delirante perché mi carico di cose per andare più avanti, diciamo, possibile. Che è un po' più strutturato, nel senso che in Quacksalber tu devi estrarre le chip per non farle esplodere. Lì sostanzialmente tu sei un vampiro e devi scendere da castello e fare molti più passi per andare in giro per il tuo regno per bere il sangue delle vittime. Però il problema è che più gente tu te magni, più pesante diventi, più difficile. Cioè è molto ironico. Bisogna tornare indietro perché dopo bisogna tornare indietro, fare robe l'alba. Devo dire, si vede che c'è l'impronta di Garfield dietro, perché ha qualcosa di geniale. Il suo pezzo geniale. Però a livello ergonomico, a livello come si può dire, complessivo, secondo me necessita di diverse prove per vedere se effettivamente riesci. Cioè, quell'idea che lui ha trovato ti conquista, oppure se si perde nelle meccaniche. Purtroppo che a Modena eravamo di fretta e c'era poco. Però un try puoi fare. Secondo me c'era comunque qualcosa di interessante e divertente. Quando c'è Garfield e bisogna. Però è un gioco che va assolutamente visto tutto. Perché tu non puoi. Cioè, tu devi fare anche tutta la parte in cui cerchi di tornare indietro in tempo. Ma anche perché è il classico gioco che ha delle variabili che solamente dopo una partita tu ripercorrendola dici: ah, ok. Col senno di poi
questa roba è inutile, questa roba serve, questa roba no, sì. Ok, questa roba io l'avevo mal giudicata, ma in realtà aggiusti il tiro praticamente, cioè, esatto, cioè tu ti fai un'idea, certo, di che cosa vale, che cosa no, in base alla partita che fai. Vuoi rantare qualcosa, Ale? No. Su... ok, bene, così e allora poi vabbè ragazzi, Splendor Duel, che credo che l'avrete già tutti o è il momento in cui sentite intervento questo intervento mio della settimana prossima, esatto, e abbiamo ovviamente Flamecraft e uscirà grande hit questo del momento, questo prendetemelo per favore a Perugia, Flamecraft, la copia di Splendor 2. Ah, certo. Ah, Splendor 2, beh, quella prendiamo tutti credo, perché questo qua è un gioco che praticamente sì, ci farmiamo tutti sì, quanti senza nessun problema. E ovviamente Flamecraft, un gioco che è stato, il mio consiglio è già vendete quello vecchio, il vecchio Splendor, perché Beh, come fai a giocare in più di due? No, ma se sei più di due con chi cacchio mai giocherai? Oggi in più di due col vecchio Splendor è uno dei pochi giochi che i miei genitori accettano di mettere al tavolo, ma falli giocare fra di loro con quello vecchio, ti gioca con Greta quello nuovo e poi scusa mica compra due copie di quello nuovo, giocate in 4 2 contro 2, santo Dio, fate la finale, siamo nel 2022, ma tu sei malato, banda, fermato, togliete il caffè a banda, Splendor un best 3, dai, ho capito, ma cosa hai detto, ma questo non ci puoi giocare più di due, ma questo è troppo figo, in questo ha un limite tecnico, cioè praticamente banda è assassina uno nella stanza per poter giocare in due, fanboy Splendor 2. Allora per cui vabbè, poi ripeto Flamecraft, poi ovviamente Street Fighter Excite, Exceed, scusate, Exceed, ho sbagliato la pronuncia, e quindi è pieno di novità e cose che usciranno. Ah, ovviamente sai che anche ho scoperto di recente anche il mitico First Empire portato in Italia da Asmodee, questo sono certo di averlo, che sia stato già trattato qui perché l'ho fatto io, ed è un gioco che secondo me merita, sì sì, mi ricordo, ci abbiamo fatto delle belle partite, no secondo me è super anche a Trento, sì, per sì, quello che ovviamente si come dire, si propone, si di fare, promette dalla scatola, secondo me è un gioco che funziona su più livelli, per cui ragazzi state all'occhio e andate su magicmerchant.it ripeto, iscrivetevi alla newsletter, perché solo attraverso la newsletter riceverete puntualmente e senza possibilità di perderle tutte le promozioni e le novità in arrivo sul negozio online. Non c'è ancora in uscita il Star Wars Pandemic? Controllo. Star Wars, ci saranno 300.000 giochi. No, vabbè, sei uscito sì, e invece c'è primo entry, perché il motore di ricerca del munifico è intelligente, quello, capisce quello che volevo. Quello, 60 barrette già disponibili. Eh sì, perché c'è un sacco di miniature, è diciamo sulla scia di quello di Warcraft. Sì, ma no, più che altro a me ha ricordato di più quello di Cthulhu, bravo, okay, che aveva tante sì, miniature. Infatti quello me lo arraffo e poi ce ne parlo se riesco prima di Natale. Beh, prima di Natale per forza. È abbastanza goloso, secondo me, su alcune meccaniche mi sembra, nonostante sì, diciamo l'era della guerra dei cloni. Adesso mi aspetto quello su Dune l'anno prossimo. Io mi aspetto l'escape room ambientata nella prigione, quella di Andor, non vedo l'ora, già, sarebbe già bellissimo. Vabbè ragazzi, che dire, chiudiamo qua l'angolo munifico e passiamo agli interventi di oggi. 3, 2, 1, zoom! E eccoci qua, allora, di ritorno per dare la parola a Banda con un gioco che onestamente io non so cosa porti questa settimana, Banda. Allora, ti racconto questo micro antefatto. Vai. La mia idea iniziale era quella di fare un versus tra la top 3 giochi da 2 della Lookout Games, mm-hmm, quindi Mandala, Cava versus Cava. No, la top 3, secondo me di quelli che sono per me i loro 3 migliori prodotti da 2 giocatori, sì, quindi Agricola, Creature Big and Small, sì, Mandala e Patchwork. Sì. Dall'altra parte invece ci sono quelli della Space Cowboys, sì, che sono Botanic, Jaipur e Splendor Duel. Solo che Mandala lo avevo già trattato, avevo già fatto l'intervento. Sì. Questo è un tema ricorrente. Patchwork è un gioco vecchio come il cuco e tu avevi già fatto l'intervento. Mm. Ho detto però. Aspetta, posso, anche se è di Uwe Rosenberg, ma no, mi sono bene, scaricato l'app di Agricola Creature Big and Small, no, ho farmato no, l'app di Agricola Creature, eccolo, Big and Small, eccolo, diventando anche bravetto, ma ve lo giuro ragazzi, ma lo dico, mi fa così cagare quel gioco, ma in un modo che non, cioè alla fine di ogni partita che io abbia vinto o che io abbia perso, comunque la sensazione questa vuole, roba dei tizi che muoiono di della
fattoria mi manda in acido completamente. Ho detto mi rifiuto di fare questa roba. L'icona di Marvel mi rifiuto Snap questa di fianco roba. A Nicola. Guarda, una sai roba che stavo pensando non la stessa cosa. No. Poi dall'altra parte avevo la Trimurti di Botanic. Botanic di Splendor Duel e di Jaipur, e ho detto ma non c'è proprio paragone, cioè sì. Jaipur è un gioco che ha 10 anni ed è un gioco che ancora oggi gioco in app a manetta, avrò fatto 200 partite e secondo me è un gioco eccezionale, che tutto questo è prima di Marvel Snap comunque, certo, certo, cioè. E gli altri due, non ne parliamo, vabbè, uno è appena uscito a Essen e l'altro è del 2019. È un gioco che in realtà, Botanic, quello che porto oggi, è un gioco che conoscono in pochi rispetto agli altri due. Però vi garantisco che anche quello lì, tra l'altro un tile placement, quindi non è nemmeno il mio. Però vi garantisco che è un prodotto veramente d'eccellenza. Ma quindi li metti in ordine? No, oppure... no. Un intervento da 15 minuti ogni settimana, in ordine dal numero 3 molto al numero 1. Apprezzo e condivido, ovviamente. Però io ti dico sì, roba. Guarda che Cava versus Cava è più bello di Creature Speaking. Guarda, non secondo me non lo metto in categoria Rosenberg, Lookout, uno contro uno. Cava versus Cava è più bello. Cioè, quando destino un lavoratore e prendo tre rocce o sei stecchi di legno, io te lo giuro, nella mia testa proprio penso ai milioni di giocatori là fuori che gli vengono le bave alla bocca a pensare di portare a casa in un turno e dire cosa faccio adesso? Adesso porto a casa sei legni e tutti, oh sì, sei legni, come sei intelligente, Madonna Santissima! E io dico, santo Dio, com'è possibile che nel 2022 si raccolgano tre rocce o sei legni? E non ce l'ho fatta. Ecco. Oggi comunque, ragazzi, Botanic, proprio... tutt'altro genere, tra l'altro steampunk, una grafica, sì. Non so se l'hai vista. L'ho vista, sai che non mi piaceva molto, devo essere sincero. E sembra la grafica di Imaginarium. Quello è di un certo Bubastis, ovviamente. No, è lo stesso autore. È lo stesso disegnatore. Ho controllato. Comunque, quello di Imaginarium è Bubastis e lavora secondo me con le foto. Sì, certo. Questo invece è proprio un artwork di tipo steampunk. Qua si chiama Frank Dion. Abile regista illustratore. Scuola francese, quindi. Cioè, solo per farti capire il livello dei componenti. No, vabbè. Okay. Ragazzi, pensa ad Agricola, Creature Big and Small, e guarda sta io roba. Adoro Space Cowboys, ormai ci ha abituato. Space Cowboys è un editore favoloso che non ha bisogno di presentazioni, e anche solo per dagli unlock ai Time Stories, a Splendor, cioè una casa veramente che, tra l'altro, molto parto ovviamente oggi da questo, perché a parte che lo reputo il bronzo tra i tre giochi che porterò, però mi fa anche piacere partire con questo, perché è quello più sottovalutato, quello che la gente conosce meno, ma che in realtà è un prodotto della Madonna. Ma è uscito in italiano, tra l'altro? Sì, per Asmodee in teoria. Prova a guardare. Aspetta, controllo un attimo. Fact checking. Botanic BGG. Comunque questo rant di banda contro i piazzamenti lavoratori credo rimarrà nella storia, cioè si è veramente lasciato andare. Beh, quando ci vuole ci vuole. Quando ci vuole ci vuole. So che almeno ho sfondato una porta aperta. Asmodee Italia. Sì. Asmodee. A me sembra. Hobby Japan. Ma perché Space Cowboys è di Asmodee. Sì, certo. E ovviamente il mitico Hobby Japan. Anche Rebel quelli polacchi del mitico Havel. Ragazzi, gioco dell'anno, l'abbiamo detto l'altra volta. Per cui vabbè, bene così, quindi Botanic. Dai, sentiamo sto Botanic cosa ci dai, vai, 3-2-1, vai banda con Botanic. Quello di oggi sarà il primo di tre interventi dedicati alla linea Space Cowboys for Two, ovvero una linea fatta solo di giochi per due giocatori della Space Cowboys di Asmodee. Ve la metterò direttamente in modello top 3. Quindi per 3 settimane tratterò, secondo me, i 3 migliori giochi di questa linea, partendo dal numero 3 per arrivare sino chiaramente al numero 1. Il gioco di oggi, che è del 2019, si chiama Botanic ed è di Sébastien Pouchon, lo stesso di Jaipur, Grégoire Largerie e Frank Crittin. Sono tre autori francesi
L'illustratore bravissimo di questo gioco in puro stile steampunk si chiama Frank Dion. Ricorda moltissimo come illustratore Bubastis quello di Imaginarium della Bombix, sempre gioco realizzato con un immaginario di tipo steampunk. Botanic che cos'è? È un gioco per due giocatori a base di draft e piazzamento tessere. Funziona in un modo un po' particolare, semplice ma particolare. Cercherò nel modo migliore di farvi capire il motivo per cui questo prodotto è, secondo me, brillante nel suo segmento e soprattutto come funziona all'atto pratico. Allora, immaginate che tra i due giocatori vi sia una plancia centrale con 15 spazi. Ci sono 3 righe da 5 spazi. 5 spazi verso un giocatore, 5 spazi verso un altro giocatore e al centro c'è una sorta di riga mercato in cui vengono deposte le tessere per fare determinate cose. Nel corso della partita i giocatori andranno a piazzare le tessere che verranno estratte a caso da una pila di oltre 60 o nella riga che appartiene a loro oppure nella riga centrale. Quando le tessere sono disposte nella riga che appartiene a loro, in turni futuri è molto probabile che queste tessere gli arrivino in mano e che quindi loro le possano direttamente piazzare nella loro enorme rete di tubi che andranno a sostanzialmente costruire un dedalo proprio di tubature colorate in 5 diversi colori per ottenere praticamente dei gruppi di tessere colorate di almeno 3 tessere e di ottenere dei vasi di fiori o dei vasi di frutta collegati a tessere dello stesso colore. Questo solamente per questione di punti vittoria. La cosa interessante, al di là della composizione della propria rete personale di tubature con queste tessere dalla grafica molto steampunk, è il meccanismo di selezione. Questo gioco è fondamentalmente il draft. Il draft funziona in questo modo. Ogni round vengono estratte 3 di queste tessere a caso tra 60 disponibili. Si va fino a esaurimento quando viene estratta l'ultima, poi la partita termina. Il primo giocatore, che ovviamente varia di round in round, sceglie una di queste 3 tile e decide se posizionarla dal suo lato del campo oppure nella fila centrale. Ma qual è la discriminante? La discriminante per poterla posizionare in uno degli 5 spazi liberi del suo lato del campo è che questa tessera debba avere qualcosa in comune nella forma o nel colore con la tessera a lei vicina nella riga centrale. Se per esempio nello spazio 3 della riga centrale c'è una tessera blu con una manopola e un singolo tubo, io dal mio lato devo calare o una qualunque tessera blu, oppure devo calare una tessera che abbia un unico tubo con la manopola. Ok? Bene. Una volta che l'ho posizionata lì, quella tessera rimane finché non mi viene spedita in mano. Vedremo poi come. Il secondo giocatore fa la stessa cosa, quindi prende una tessera e la posiziona o dal suo lato del campo o al centro, e poi di nuovo il primo giocatore posiziona la seconda tessera. Quindi avremo sempre un rapporto di 2-1 in ogni round. Ma che cosa succede quando posizioniamo una di queste tessere nella riga centrale? Beh, innanzitutto non c'è alcun vincolo di posizionamento, quindi io posso piazzarla esattamente dove voglio. Ma è qui che arriva la figata. Perché? Quando io scelgo uno spazio al centro, se questa tessera che io calo non ha nulla in comune, quindi né colore né forma, con una o entrambe le tessere che tocca, queste tessere si sganciano dal meccanismo centrale e finiscono in mano ai giocatori. Non è detto che in quello spazio entrambi i giocatori abbiano posto le loro tessere, perché loro ne hanno 5 disponibili. Quindi, che cosa accade? Che nel corso della partita, ognuno di questi 5, di queste 5 colonne da 3, potrà contenere 0 tessere, una tessera, 2 tessere, che andranno sganciate per finire in mano ai giocatori. Ma quando io posiziono una tessera nella parte centrale, devo fare sempre in modo che essa corrisponda o per forma o per colore
alla tessera del mio avversario, di modo da non sganciarla e da non dargliela in mano, mentre devo fare in modo che questa tessera sia completamente diversa per forma e colore dalla mia, di modo che questa mi finisca in mano. Ok, di modo da far terminare il round con un numero di tessere guadagnate maggiore di quello dell'avversario. Però attenzione, in realtà un'altra grande figata di questo gioco è la seguente. Qui non c'è un meccanismo ignorante per cui chi pesca meglio semplicemente ha più fortuna nello sganciare le tessere e quindi ne guadagna di più e ne fa guadagnare di meno l'avversario. Qui i giocatori sono sempre obbligati a giocare e a collegare la tessera che gli finisce in mano in qualunque momento, anche nel turno dell'avversario, alla propria macchina di tubi, al proprio dedalo di tubi. Quindi, quando ci sono delle tessere particolarmente vantaggiose, come per esempio i vasi di fiori o di frutta, che danno addirittura 3 punti l'una, se io vedo che la grande macchina dei tubi del mio avversario non è pronta per ricevere quella particolare tessera, posso in realtà sganciare la sua, quindi posso, con l'uso di una tessera nella fila centrale, posso fare in modo che lui riceva nel mio turno la sua tessera e la debba per forza piazzare. In questo modo gli brucio l'opportunità, non gli do modo di costruire un apparato in grado di supportare i punti di quella tessera. Lo costringo a posizionarla prima del tempo. Questo lo costringerà o a bruciare i punti di quella tessera perché magari non è collegata ottimamente, o a piazzarla in un modo che gli costi poi tutta una serie di prolunghe per, quindi una perdita di tempo e di turni per poterla collegare alla macchina principale, per arrivare alla fine della partita e poterla conteggiare, perché alla fine della partita voi in realtà la vostra enorme macchina, il vostro enorme dedalo di tubi potrebbe essere costituito di diverse zone, ma solo una è la tessera origine a cui bisogna che tutte si colleghino. Tutte le zone create che non si collegano per qualche motivo alla zona origine vengono eliminate e non vengono mai conteggiate per il punteggio. Questa cosa non dovrebbe ovviamente mai accadere in una sfida tra giocatori bravi. Quindi capite bene che nonostante lo stordimento della prima partita in cui non si afferra bene questo meccanismo di draft e questo meccanismo di convenienze nello scegliere quando prendere tessere per sé e quando darle all'avversario, in realtà dopo fatte un paio di partite si entra proprio nell'universo di Botanica, si entra all'interno proprio di uno schema di considerazioni e di scelte che sono notevolmente più profonde e cerebrali di quanto la copertina del gioco possa far, o comunque il segmento di gioco possano farvi credere. Perché? Perché quando io scelgo di prendere una tessera piuttosto che un'altra dal mercatino e devo scegliere dove piazzarla, devo in realtà anche programmarmi per i turni futuri. Io non posso prendere una tessera e piazzarla dove il mio avversario me la possa bruciare all'istante. Devo posizionarla di modo che al mio avversario non convenga subito spararmela in mano, ma convenga di più a lui ottenere una tessera delle sue. Inoltre ci sono delle tessere che si chiamano meccanobot, quindi sono delle tessere che non rappresentano delle valvole, degli snodi, dei tubi, delle manopole, ma rappresentano proprio degli aiutanti robot steampunk. Sono poche, sono rare, e quando queste tessere vi finiscono in mano voi potete addirittura immediatamente scambiarle, perché ovviamente sono degli aiutanti che non entrano a far parte del vostro dedalo di tubi, voi potete immediatamente scambiarli con una delle 5 tessere al centro. Questa ovviamente è un'eccezione alla regola ed è una cosa potentissima, perché normalmente si viaggia sempre per colonne, se ne sceglie una, si mette la tessera al centro e si sparano in mano le tessere ai giocatori che sono due. Invece con i meccanobot, una volta che un meccanobot sostanzialmente viene sostituito a una delle 5 tessere centrali, si ha molta più varietà e molta più scelta e si può fregarsene di qualunque colore e prendere ciò che si vuole. Ma la figata è che quando voi posizionate il meccanobot in sostituzione della tessera che lui vi ha dato, questo meccanobot ha una forma e un colore e può a sua volta cagionare lo stacco di una o due tessere dalla colonna in cui si trova. Quindi paradossalmente con una mossa sola voi guadagnate in un gioco che è costituito di tessere singole ben 2 tessere. Questo ovviamente non vi dico neanche che
Se programmato bene un turno che vi dà addirittura due tessere al posto di una, chiaramente vi porta a molti punti che possono condurvi alla vittoria. Quindi questo gioco è sostanzialmente un gigantesco e arzigogolato meccanismo di draft realizzato in modo estremamente brillante, anche se necessita di un paio di partite per entrare nel meccanismo. Il resto è tutto tile placement, quindi voi dovete partire da una tessera origine, maschile e femminile per i due giocatori, e sostanzialmente dovete collegare in modo ortogonale tutte le tessere che prendete. Ovvio che gli spazi vuoti vanno vicino agli spazi vuoti, i tubi devono essere collegati e devono sempre trovare accoglimento in tutte le loro forme. Cioè, una tessera che ha uno snodo a quattro tubi, molto ambito, non può mai avere uno dei quattro tubi che termina nel vuoto o in una parete. Dovete costruire una macchina sensata e non potete mai costruire un anello chiuso che prevenga, diciamo, l'aggiunta di ulteriore tessere. In realtà la parte di tile placement, come tutti i tile placement, è estremamente appagante, perché prendere una tessera e posizionarla all'interno del proprio dedalo in un certo modo, programmando la struttura di determinate zone colorate di almeno tre tessere di un certo tipo, è, secondo me, estremamente appagante già di base come meccanismo, ma qui è ancora più cerebrale del solito, perché chiaramente ci sono vari colori e non potete alternare i vari colori, perché sennò non riuscite a ottenere delle zone di tubatura che siano di almeno 3 di estensione dello stessa tipologia. Quindi dovete sempre guardare al mercato, dovete vedere che cosa fa il vostro avversario per spedirgli in mano roba che non vuole, dovete fare in modo di impedirgli di ottenere quella tessera che gli fa fare una zona da 6 con 6 punti, dovete fare in modo che il suo vaso di fiori rossi non venga collegato a una tessera rossa, dovete fare in modo che il vostro vaso di frutta blu venga collegato a una tessera blu. Tutto contemporaneamente in un meccanismo di grande velocità. Una partita di questo gioco dura più o meno mezz'ora, secondo me, con un po' di paralisi d'analisi dura 40 minuti, perché comunque sono 60 rotte tessere da finire in gruppi di 3. Vi posso garantire che la longevità del gioco è incredibile, perché questo meccanismo dà adito a partite sempre diverse e le combinazioni sono praticamente infinite. La grafica e i materiali sono sempre top notch, come Space Cowboys ci ha abituato da una vita. Lo stile steampunk può piacere come non piacere, perché è un po' estremo, quindi c'è qualcuno a cui veramente farà vomitare, ma personalmente io lo trovo veramente bellissimo, di rottura, e un artwork a suo modo fresco, legato sostanzialmente appunto allo steampunk, con questi vegetali che crescono dappertutto accanto a queste tubature, fiori che ti danno punti. Insomma, da leggere magari non è tra i più semplici e più intuitivi, però una volta che ci si abitua, secondo me anche la componente artistica e materica fanno di questo gioco proprio un prodotto di serie A. Detto questo, ragazzi, io nella mia classifica di Space Cowboys for Two lo metto sicuramente al terzo posto. Non vi dico quali sono i primi due, anche se secondo me li potete immaginare. Per quale motivo? Perché io non sono un grandissimo amante del piazzamento tessere rispetto ad altri meccanismi, e soprattutto perché secondo me alle volte questo gioco ha dei frammenti, dei momenti in cui la paralisi d'analisi, per il peso del gioco, forse diventa eccessiva, in quanto bisogna mettere in relazione parecchie cose relative alle tessere nostre, dell'avversario e di quelle del mercato, che alle volte possono stonare un po', diciamo, sminuire l'esperienza di gioco. Però a tutti quei giocatori a cui piace spremersi molto le meningi e piacciono i puzzle di un certo tipo, questo prodotto farà letteralmente strippare. Quindi, ragazzi, Botanic della linea Space Cowboys for Two, edito in Italia da Asmodee, è sicuramente il primo dei tre titoli top di questa collana. Bravissimo il buon Sébastien Pouchon, che probabilmente ritroveremo nelle prossime settimane. E rieccoci di nuovo. Allora, io invece adesso darei la parola a Mac, perché parliamo di un Kickstarter, una campagna che è attualmente live, quindi potete, come dire, diventare pledger, sostenitori di questa campagna. È un gioco che molti di voi avranno già sentito nominare per via del strafamoso videogioco e del
della serie con il mitico Pedro Pascal in arrivo a inizio 2023, sì, di che attendo moltissimo, speriamo che non la sia bambina è quella che ha fatto la bambina invece è quella del, è quella che ha fatto l'isola degli orsi, la Mormont, l'Anna Mormont, l'isola dell'orso, la giovane reggente del, esatto, dell'isola dell'orso, che in, però è molto diverso dalla ragazzina di ci fu una controversia micidiale, sì, perché sì, era uguale a Elliot, ora Elliot Page, esatto, esatto, al tempo Ellen Page, esatto. E Ellen Page credo che si fosse anche fatta sentire tramite avvocati, perché era veramente uguale, cioè, però in realtà poi le cose sono andate come sono andate. I due videogame che sono nati hanno fatto comunque epoca, soprattutto il secondo con una marea di controversie che non si capiva bene. Il primo comunque rimane una perla assoluta, Ale, sì, tu che so che le hai giocate tutte e due. Ma ti sei letto il film? Io guarda, io non ho mai giocato, mi sono letto il finale e devo dire che mi sono quello del secondo no, è quello... incredibile. Sì, sì, no, ma incredibile. Sono incredibile, cioè, ragazzi, quando ho letto il finale, perché mi sono sempre chiesto, sì, di questo gioco, Last of Us, Ale. Mi sono sempre chiesto di sto gioco. No, ho giocato solo il primo. Che cosa lo avesse consacrato, perché comunque è un gioco incredibile, però sai, in mezzo a un mondo di giochi incredibili, cioè negli ultimi 15 anni di giochi di videogame incredibili ne sono usciti un tot. Last of Us. Poi ho letto il finale e ho detto ah ok. Allora Last of Us il primo l'ho consumato e ho anche acquistato il remake che hanno fatto per la PS4 perché era uscito originariamente per PS3, sì, sì, esatto, e l'ho finito entrambe le volte. Poi sono entrato in quella fase della vita in cui i giochi che sono così sopra ampi, le 4 ore non si possono diventano più un po' fare più complicati da giocare, e quindi il secondo non l'ho preso, uh-huh, e me lo sono visto giocare da Falconero, che è uno streamer di YouTube che fa appunto piuttosto noto, sì, sì, fratello di Franco Nero, non può essere ma non gli somiglia, ah. E appunto l'ho visto giocare da Falconero e la storia è stupenda, sì sì, beh, in realtà la storia mi ha fatto venire i brividi solo a leggerla. La vera forza di The Last of Us è sicuramente la parte narrativa, adesso c'è oltre al compatto, no, adesso c'è la serie TV, sì, l'abbiamo detto Ale mentre infatti no, io devo quando dire... è uscita la serie TV mi è dispiaciuto essermi letto la fine, perché ho detto no, ma in realtà tranquillo, allora hanno preso in un momento diverso, leggermente diverso, e deraglierà probabilmente l'episodio 2. Io dico solo che come concept degli zombie siamo al top assoluto, cioè nessuno ha avuto minimamente cioè la brillantezza di come hanno fatto il world building sul fungo parassita. Sì, sì, è tutto molto curato ed è tutto non è uguale, cioè gli altri, anche se guardi Walking Dead fa ridere i polli in confronto come raffinatezza. Facciamo di concept, facciamo questo paragone: Last of Us sta ad Andor come Walking Dead sta a Boba Fett. No, beh, non è un brutto prodotto Walking Dead, è che c'è un elemento sbagliato. Andor non può stare in relazione con niente, perché Andor è qualcosa, ragazzi, sì, voi lo state guardando, state tranquilli, zitti. Ha ragione, ascoltatori, lo state guardando Andor, perché se non state guardando Andor dovete spegnere l'episodio e andare a pentirvi sui ceci a guardare tutte le puntate uscite fino a questo momento. È un agro incredibile oggi, non so perché, ma va bene. Andor è la serie del 2022, del 2022, mancano due puntate. Ragazzi, non me ne frega un cazzo, cioè, The Walking Dead è già purtroppo top. Ha un problema che gli avversari che arrivano fino alla stagione 7 sono tutti mediocri, quello veramente figo arriva dopo, e quindi il prodotto veramente bellissimo di The Walking Dead in realtà la maggior parte della gente non c'è mai arrivata a vederlo, perché il resto della serie è una zuppa che esatto, non ti puoi sorbire. Però, poi la serie TV lasciamo stare, i fumetti rimangono bellissimi dall'inizio alla fine, però il concept su come sono costruiti gli zombie, come sono spiegati gli zombie, secondo me non c'è confronto, però devo dire che The Walking Dead è probabilmente quello che li ha utilizzati nel modo più intelligente rispetto a tutti gli altri format di zombie. Il fatto è che ci sono una marea di prodotti fuori con gli zombie, nessuno ha, secondo me, la nessuno è stato costruito con l'intelligenza e la raffinatezza di quelli di Last of Us. Questi dettagli sono importanti in realtà, perché il motivo per cui porto questo episodio appunto The Last of Us Escape the Dark, che è il gioco di ruolo, il gioco da tavolo attualmente su Kickstarter, appunto nato dalla collaborazione tra la Naughty Dog e la Tenborn, ovvero i papà di Escape the Dark Castle, Escape the Dark Sector, è proprio perché
Io mi sarei aspettato che The Last of Us diventasse piuttosto un prodotto classico, prodotto col mini or not, visto sì, pieno di miniature, visto che ci sono delle specie di zombie, esatto, fai una roba in salsa zombicide come hanno fatto con La Notte dei Morti Viventi, bla bla bla. Invece quelli della Naughty Dog, secondo me, hanno fatto gran bene ad affidarsi alla Tim Burton, perché hanno voluto probabilmente puntare molto di più sull'aspetto narrativo, cosa in cui The Last of Us è potentissimo, e ovviamente farlo sfruttare al meglio da quelli che hanno fatto della narrativa, anche se strampalata, anche se molto sopra le righe, con Escape the Dark Castle prima e Escape the Dark Sector dopo, uno dei cavalli di battaglia, appunto, di un tipo di gioco dadi e scelte tattiche con le carte, molto pane e salame, però il loro marchio di fabbrica. Qui ovviamente abbiamo un sistema Escape the Dark completamente rivisto, si basa sempre su carte e dadi personalizzati come gli altri due, come i due predecessori, ma inserito in un contesto narrativamente più interessante. Abbiamo una plancia, sono tutti piccoli dettagli che andremo a scoprire e di cui vi parlo appunto nell'intervento apposito. Comunque sia, giusto per mettere i punti in soli, la campagna sta già andando benissimo, è già ampiamente fondata, e dei dettagli tecnici, cosa, costi, come, quando, perché, ne parliamo dopo. Comunque io credo che sia, anche solo per la scelta a monte fatta dalla Naughty Dog, secondo me è un prodotto da tenere assolutamente d'occhio. E adesso vediamo un po' perché, insomma, nella fattualità delle cose. Beh, io non oso interrompere questo fumo in piena. Prego, continua pure, Mac. Grazie, grazie, Jack. Vai pure, vai. The Last of Us è un titolo che sicuramente risulterà familiare alla maggior parte dei videogiocatori di oggi. Si tratta infatti di un gioco che ha saputo collezionare un grandissimo numero di premi fin dalla sua uscita nel 2013 e il plauso tanto del pubblico quanto della critica. Sviluppato da Naughty Dog, la stessa software house che ha dato i natali alla famosissima serie di Uncharted, The Last of Us si differenzia abbastanza dagli altri competitor in ambito di action adventure con elementi horror e stealth in terza persona, soprattutto grazie a una narrativa fortissima che probabilmente è il vero motivo per cui questo gioco ha riscosso tanto successo. I suoi personaggi, a partire dai due protagonisti, Joel e Ellie, sono molto profondi. Anche i comprimari riescono a guadagnarsi il favore del pubblico e il plauso della critica per come sono sviluppati, per come interagiscono con appunto i protagonisti, ma anche per come vivono proprio all'interno del mondo di The Last of Us, un mondo che è stato sconvolto da un'epidemia generata da un fungo chiamato Cordyceps, una mutazione di questo fungo che ha trasformato una grandissima fetta della popolazione in creature molto aggressive, anche deformandole fisicamente e via dicendo. Ci troviamo quindi in una situazione post-apocalittica, molto, potete pensarla, molto vicino a quella di The Walking Dead, per dire, dato che queste creature sono assimilate per certi versi agli zombie, benché se ne distanzino per secondo me per descrizione, anche per caratteristiche e soprattutto per impatto emotivo. E ovviamente la storia di The Last of Us è una storia di sopravvivenza, una storia che mette in campo moltissimo le emozioni dei protagonisti, appunto, e dei comprimari, e quello che la Naughty Dog è riuscita a raccontare tramite questo gioco ha fatto veramente breccia nel cuore di molti. Non sono mancate le polemiche per alcune scelte molto dure che vengono fatte tanto nel primo episodio quanto soprattutto nel secondo, The Last of Us parte 2. Ma questo ha sicuramente aiutato The Last of Us a finire sulla bocca di molti, a incuriosire il pubblico e a creare tutto quel seguito che ad oggi può vantare veramente una piccola parte delle produzioni videoludiche moderne. È stata una sorta di caso editoriale, se vogliamo chiamarlo così. Parliamo comunque, ribadisco, di un titolo che è uscito nel 2013, siamo a distanza di quasi 10 anni e ancora oggi il franchise di The Last of Us è amatissimo, tanto che all'inizio dell'anno 21 verrà pubblicata, resa disponibile, una serie TV con protagonista Pedro Pascal. E questo vuol dire ovviamente che il setting interessa, il setting piace, le storie che vengono raccontate all'interno di questo setting sono molto amate e pertanto si è giunti finalmente anche alla conversione dell'ambientazione di The Last of Us in un gioco da tavolo.
In realtà quello che vi presento oggi non è tecnicamente il primo gioco da tavolo dedicato a The Last of Us, o meglio, vi era stato un annuncio da parte di Culminio Not nel settembre del 2020 di uno sviluppo in corso appunto dedicato a un gioco in questa ambientazione. Tuttavia dopo quella data non se n'è più saputo nulla, cioè non ci sono state sviluppi, non sono arrivati dei Kickstarter come spesso fa Culminio Not. E nonostante appunto la Culmini avesse già lavorato con Sony per le ambientazioni ad esempio di Bloodborne o God of War, in questo caso evidentemente qualcosa si è bloccato, perché oggi ci troviamo a parlare del Kickstarter di The Last of Us Escape the Dark, creato dalla Tamborn, i creatori di Escape the Dark Castle e Escape the Dark Sector, che hanno dato la loro arte, la loro abilità di game design a disposizione della Naughty Dog per creare insieme a lei appunto questa nuova iterazione del sistema Escape the Dark, che ha fatto la fortuna dei due titoli precedenti, per adattarlo e farlo funzionare anche all'interno dell'ambientazione di The Last of Us. Personalmente non credo che la scelta di Naughty Dog di affidarsi alla Tamborn sia casuale, cioè anzi non lo è sicuramente, ma è stata frutto probabilmente di un'analisi molto puntuale di che cosa volessero ottenere loro con questo gioco. Ci troviamo ovviamente di fronte a un gioco di sopravvivenza, come sono di sopravvivenza Escape the Dark Castle e Escape the Dark Sector, pur con alcune differenze. Ci troviamo di fronte a un gioco che fa della narrativa emergente il suo punto di forza. Come abbiamo detto, il setting di The Last of Us è un setting pregno, un setting forte, e quindi bisogna veicolare le avventure, bisogna veicolare questi sentimenti forti attraverso una narrativa che riesca a supportarli. Benissimo, come abbiamo già visto, anche se in contesti diversi, il sistema di Escape the Dark, grazie ai suoi capitoli pescati in maniera casuale che raccontano una storia mentre i personaggi cercano di salvarsi la vita, nel caso di Dark Castle da un oscuro maniero appunto, e nel caso di Dark Sector da una stazione spaziale dove tutto è impazzito praticamente. E capirete bene che anche nel caso di The Last of Us ci si trova di fronte a una serie di elementi che aiutano molto l'immersione nel setting, aiutano molto nel calarsi nei panni dei protagonisti di questa avventura. Protagonisti che saranno ovviamente tratteggiati sui character che sono presenti anche all'interno del videogioco, quindi oltre a Joel ed Ellie, i due veri protagonisti si potrebbe dire del videogioco, abbiamo anche tutti dei comprimari che, come ad esempio Tess, Bill, Tommy, Marlene eccetera, che sono sicuramente dei altri character forti che aiutano molto a far sentire il setting e a soprattutto creare un ponte tra quelli che sono gli amanti del videogioco e magari totalmente neofiti del settore board game. Accanto a questo, il sistema ovviamente Escape the Dark è stato in questo caso un po' modificato per dare più spazio a quella che potremmo definire quasi un'esplorazione open world, sebbene ci siano ovviamente alcune differenze con i predecessori, sia stato arricchito soprattutto il comparto di scelte a disposizione dei giocatori per risolvere le avventure che si trovano di fronte. Ma ora andiamo a vedere un po' per sommi capi quali sono le differenze e poi parleremo in maniera un pochino più precisa di cosa ci si presenta per questa campagna di The Last of Us Escape the Dark. La prima e più evidente differenza rispetto ai due capitoli precedenti è sicuramente la presenza di un tabellone di gioco che ci permetterà di costruire sostanzialmente una mappa basata sulle cinque locazioni particolarmente iconiche del videogioco. Abbiamo infatti l'università, il centro città, le fogne, i sobborghi della città e infine il lungo lago. Ecco, in queste cinque sezioni, noi andremo a giocare le nostre avventure, ci sposteremo dall'una all'altra, quindi c'è anche un elemento di spostamento fisico proprio su un tabellone, cosa se volete più tradizionale rispetto all'esplorazione conseguenziale che avevamo nei due capitoli precedenti. E
e dovremo cercare di riuscire a raggiungere il safe haven, diciamo il nostro obiettivo finale, quello di raggiungere la salvezza a Jackson, che è questo posto dove potremo sostanzialmente riconsiderarci salvi. Ecco, per fare questo avremo 12 giorni di tempo e vi assicuro che da quanto si evince dalla preview presente sulla pagina Kickstarter, 12 giorni sono veramente pochi. Perché? Perché ovviamente per sperare di sopravvivere a tutte le minacce che popolano il mondo di The Last of Us, noi non potremo farlo in linea retta, cioè non potremo semplicemente dirigerci verso Jackson, ma avremo bisogno di equipaggiarci, di risolvere delle missioni, di affrontare delle difficoltà, affrontare dei mostri, e questo lo faremo grazie a una combinazione di tre cose. Infatti in ogni location noi avremo a disposizione una carta capitolo esattamente simile a quelle di Escape the Dark Castle e Escape the Dark Sector, che ci racconta una storia, ci mette di fronte a un evento particolare che noi potremo affrontare di volta in volta in maniera differente. Tutte le risoluzioni dei test, dei combattimenti eccetera vengono svolte con i dadi personalizzati tipici della serie Escape the Dark, quindi Joel avrà i suoi dadi personalizzati, Ellie avrà i suoi e via discorrendo. Come sempre, per riuscire a superare le difficoltà che ci vengono presentate dalla carta capitolo, dovremo tirare i nostri dadi e cercare di ottenere i risultati necessari appunto per risolvere con successo quanto richiesto dall'avventura. Accanto a questo però abbiamo degli elementi che richiamano prepotentemente il videogioco, come ad esempio il fatto che potremo trovare durante le nostre avventure degli oggetti che possono essere combinati assieme per ottenere oggetti differenti, quindi una sorta di crafting molto essenziale ma piuttosto efficace. Quindi otterremo due carte che ad esempio potremmo ottenere l'acqua ossigenata e degli stracci puliti con cui poter costruire un medikit di emergenza. Viceversa, in alcune occasioni potremmo, combinando altri elementi, crearci delle armi, quindi dei coltelli ad esempio, delle mazze e così via. Un dettaglio interessante in questo senso è che le carte saranno piuttosto varie, le carte di equipaggiamento. Avremo ovviamente le pistole, per cui dovremo però trovare i proiettili, e quindi saranno sicuramente degli item molto potenti, ma non potremo usarli all'infinito sostanzialmente. Quindi anche il fatto di costruirsi le cose da soli è importante. E come dicevo, questi oggetti hanno anche una resistenza, ovvero usati troppo a lungo rischiano di rompersi, e pertanto ogni volta che ad esempio affronteremo un combattimento con la mazza da baseball dovremo poi togliere un token che ne segnala, diciamo, l'utilizzo, e alla fine questa mazza da baseball a un bel momento ci si romperà in mano. E tutti questi piccoli dettagli ovviamente arricchiscono molto quella che è la base, proprio pane e salame, di Escape the Dark Castle, se ricordate quando ne parlammo a tempo debito sul podcast, ovvero un'esplorazione molto old school, molto cacciarona, dove gli item venivano presi e persi con una velocità assurda e così via. Qui ci troviamo sicuramente di fronte a un gioco che complessivamente è più tattico, richiede un po' più di elaborazione di ciò che viene trovato, molta organizzazione, e in questo senso credo che aumentare ulteriormente la necessità di avere una cooperazione tra i giocatori, che possono essere da 1 a 5, è sicuramente una cosa molto positiva. Cioè, se si vuole sopravvivere nel mondo di The Last of Us, è dura farlo completamente da soli, è importante cercare di lavorare in sinergia, e questa è sempre stata una caratteristica tipica del feeling survival che la serie Escape the Dark ha voluto dare nelle sue varie versioni, ecco. E accanto appunto a questi dettagli interessanti legati agli item, abbiamo poi ovviamente i nemici, che sono in parte gli orrendi mostri mutati dal fungo, o tipo i clicker, o i terribili hunters. Poi ci sono le milizie, perché ovviamente in questo mondo devastato da questa epidemia ci sono milizie, tanto militari quanto milizie non ordinarie, avverse ai militari ma avverse anche a tutti gli altri, che cercano di prendere il predominio, comunque di ritagliarsi il loro spazio, il loro dominio all'interno di questi Stati Uniti completamente alla deriva. Ecco, le varie tipologie
tipologia di personaggi, di creature che potremmo incontrare, ci metteranno di fronte a delle nuove sfide. E la cosa interessante è che qui avremo anche la possibilità di modificare in una certa maniera, in una certa misura, il nostro fight, il nostro combattimento, grazie a alcune parole chiave che ci permetteranno di affrontare in maniera diversa il combattimento. Mentre una volta, soprattutto nel primo capitolo Escape the Dark Castle, le cose erano molto binarie, ovvero si attacca o si scappa e poco altro, qui possiamo anche cercare di facilitarci lo scontro con alcuni test prima che il combattimento incominci. Ad esempio, sostanzialmente ci sono delle opzioni tattiche, mettiamola così, e in questo senso, ad esempio, quando affrontate un clicker, uno dei mostri orripilanti, quelli che hanno la testa che sembra appunto un fungo, e ci sarà la possibilità di effettuare un test specifico per ascoltare e quindi sostanzialmente prendere un vantaggio sul mostro, cosa che, se avverrà con successo, ci permetterà di modificare uno dei dadi pericolo con cui dovremo confrontarci poi nel combattimento vero e proprio, o addirittura, sempre nel caso del clicker, potremo decidere di nasconderci e sorpassarlo, diciamo, silenziosamente attraverso l'opzione sneak, che prevede però un tiro di agility, quindi non tutti i personaggi saranno particolarmente skillati con l'agilità, e quindi questo potrebbe essere un'opzione dedicata solo a un certo tipo di approccio. Comunque, come vedete, ci sono varie cose che possiamo utilizzare a nostro vantaggio. Alcune armi addirittura ci permettono in determinate situazioni di ottenere dei bonus molto maggiori, ad esempio la bottiglia per distrarre il nemico e poi riuscire a colpirlo con uno sneak attack, con un attacco alle spalle. Tutti questi piccoli dettagli sicuramente aumentano la profondità di gioco e aggiungono quel pic di tattica in più che già avevamo visto ben utilizzato con Escape the Dark Sector, dove le armi da fuoco ci permettevano di fare tutto un sistema di coperture e di affrontare i nemici in maniera leggermente diversa, non semplicemente caricando a testa bassa e menandole più non posso, come succedeva in Escape the Dark Castle. Oltre alla carta capitolo, quindi la carta incontro che affronteremo in ciascuna location, avremo anche a disposizione uno slot dedicato al Survivor Camp, ovvero le carte che ci permettono di ottenere delle azioni bonus, come ad esempio il riposare, e anche gli stashed items, che sono oggetti che possiamo o non possiamo trovare in base a determinate condizioni di gioco, nascosti all'interno di quelle location. Anche qui gli eventi che noi affronteremo durante le carte capitolo ci permetteranno di accedere a queste armi, che tendenzialmente possono essere anche piuttosto interessanti, piuttosto potenti. Il vero scoglio da superare però, come sempre, è il pericolo che aleggia su tutto il gioco, e in questo caso in The Last of Us Escape the Dark la Tenborn ha ideato questo sistema di token pericolo che vengono aggiunti ad una location e che ne possono bloccare alcune funzionalità. I token pericolo vengono ovviamente determinati casualmente ogni turno dall'estrazione di una carta, e quindi il compito dei giocatori sarà anche quello di tenere sotto controllo il pericolo, perché ovviamente più pericolo c'è, più è difficile andare in giro, più scontri dovranno fare i nostri eroi, e quindi più alto sarà il rischio semplicemente di morire a causa di qualche nemico particolarmente feroce. Un altro elemento importato dal videogioco, e su cui Tenborn ha lavorato parecchio perché lo reputava una cosa molto importante, è quella dello sviluppo del personaggio. Come si sa, in ogni action adventure videoludico il personaggio fa esperienza e migliora le sue abilità. Ecco, anche qui Tenborn ha lavorato per sottrazione e quindi ha trovato questo sistema delle hang ups, che potremmo tradurre letteralmente come inibizioni, e di fatto impediscono al personaggio di utilizzare al meglio le sue abilità. Questo è realizzato tramite una carta che ci chiede di effettuare qualcosa, una serie di azioni per poter sbloccare il suo retro, dove ci aspetta un'abilità
che ovviamente ci renderà la vita molto più facile. Quindi si fa esperienza, se volete, attraverso queste cose, cose che voi farete durante il gioco o che cercherete di fare, perché tanto per dire, il personaggio di Joel dovrà affrontare per 4 volte completamente da solo un combattimento melee che tra l'altro in The Last of Us, Escape the Dark, è particolarmente punitivo. Questa, per sommi capi, è una overview sul gioco, per quello che si può vedere sulla pagina del Kickstarter, che è piuttosto completa. Comunque c'è un bel esempio anche di turno di gioco, come vengono svolte le azioni e via dicendo, perciò lì trovate molto materiale. Ecco, posso dirvi che un'altra chicca importata direttamente dai vecchi sistemi Escape the Dark è il fatto che prima di riuscire ad arrivare a Jackson e quindi arrivare in salvo, ci sarà comunque sempre un'ultima sfida ad attendervi. Proprio come alla fine di Escape the Dark Castle e Escape the Dark Sector c'erano i mega boss finali, anche qui, prima di arrivare a Jackson, appunto, ci sarà qualcosa, un'ulteriore sfida da compiere. E detto questo, finito veramente adesso questa preview, questa overview, andiamo a vedere che cosa ci offre la campagna. Allora, innanzitutto posso dirvi che nel momento in cui sto registrando l'intervento, la campagna ha già superato il 500.000 euro. Quando ascolterete l'intervento saranno quasi arrivate le 2 settimane dalla fine della campagna, quindi c'è ancora molto tempo per partecipare. I sostenitori viaggiano abbondantemente sopra i 5.000, perciò è un progetto che sta andando veramente a gonfie vele. Sul fronte della spesa, ecco, abbiamo a disposizione sostanzialmente 2 pledge. Il pledge standard, la standard edition, che prevede il gioco con tutte le sue componenti, i token e via dicendo, e una collector's edition che prevede anche delle miniature, che ovviamente, avendo il tabellone su cui muoverle, possono essere una simpatica aggiunta, e anche per chi ovviamente ha passione di collezionismo, e però appunto di fatto da un punto di vista meccanico non aggiunge praticamente nulla al gioco già base. Ecco, ci sono le 6 miniature dei possibili eroi da utilizzare, e ci sono una 30 di token che sostituiscono i token pericolo. Sono fatti a forma di busto di clicker, appunto questi sorta di mostri, di zombie con la testa a fungo, che sono un po' l'emblema, ecco, di The Last of Us. Le 2 edizioni hanno dei prezzi abbastanza differenti, perché abbiamo la standard a 75 euro circa e la collectors a 114 circa, tutto ovviamente spese escluse. Che altro dire, ragazzi? Dunque, il titolo è sicuramente per me molto interessante, perché io amo molto l'approccio con cui la Ten Born cesella i suoi titoli, e le piccole modifiche che sono state fatte, ad esempio, da Dark Castle rispetto Dark Sector rispetto a Dark Castle. Si vede che è un sistema, una meccanica, un engine proprio, un motore, quello di Escape the Dark, che si sta raffinando, sta diventando interessante e permette di raccontare cose sempre più complesse, non solo fantasy, dark fantasy old school come appunto Escape the Dark Castle. Perciò io credo che verrà fuori veramente un bel prodotto. Immagino serenamente che uscirà anche questo in lingua italiana, un po' vuoi per il brand che si porta dietro, quello di The Last of Us, appunto, che può attrarre veramente molti nuovi giocatori al tavolo, un po' perché comunque i precedenti episodi sono andati bene anche nel nostro paese, e quindi io credo che presto, presto più o meno, verrà annunciata anche una versione in italiano. E ecco, dettaglio importante, la consegna è prevista per dicembre 2023, quindi da qui a un anno minimo, quindi non state col fiato sospeso, perché ci sarà da aspettare prima di poter stringere nelle nostre rapaci manine questa bontà. E ci sono un paio di add-on, come ad esempio il playmat al posto della board di cartone, e anche le bustine protettive. Poi questo valuterete voi, se spendere i vostri soldi anche in questo o meno. Fatto sta che comunque il cuore del gioco a me sembra molto solido,
tutte le innovazioni di cui vi ho parlato prima, sono tutte cose molto croccanti e che secondo me potrebbero portare il sistema appunto Escape the Dark verso nuovi lidi, verso nuove complessità, pur mantenendo la sua purezza, diciamo la sua semplicità di utilizzo, che è da sempre il marchio di fabbrica della Ten Born. Detto questo, ragazzi, andate a vedere, valutate voi. Poi chiaramente tutto è fatto in perfetto stile Ten Born, da un punto di vista estetico, quindi abbiamo i classici disegni bianchi e neri con toni di grigio tutt'al più, ma è tutto fatto con il feeling esattamente dei due episodi precedenti, quindi c'è anche questa volontà di esplorare il setting di The Last of Us sotto un'estetica un po' diversa, un po' più, come dire, se volete, drammatica, ecco, e che si sposa peraltro benissimo con appunto le vicende che vedono protagonisti Joel e Ellie e tutti gli altri. Quindi ragazzi, fateci un giro, valutate e come sempre, ovviamente, per ogni dubbio, domanda, richiesta, noi siamo a disposizione. Eccoci qua, Ale, ti guardo dritto dritto nelle palle degli occhi e oggi vado... ci siamo scambiati i ruoli, sì. Ale. Io tra l'altro ho l'argomento più facile che mi sia mai capitato, quindi vado bene. Cioè? No, parlo di una cosa che mi ha sempre appassionato, perché sapete che sono un fanatico della Grecia antica. Ah, beh, e no, di riflesso, scusa, fermi tutti, anche dell'antica Roma. Ah, è vero. E parlo infatti della prova che abbiamo avuto modo di mettere al tavolo di Lex Arcana, anche se in realtà manca ancora lo showdown finale, però quello ci arriveremo. E perché? Perché volevo mettere effettivamente alla prova il sistema di gioco di Lex Arcana. Io avevo ancora la vecchia edizione, quella del 93 di Dal Negro, che era stata pubblicata in un formato, il formato dell'epoca era un formato terribile, delirante, diciamolo. Vado a vedere, come lo trovo? Come lo Lex Arcana 1993. Lex Arcana Dal Negro aveva una copertina stupenda, galattica, sì, secondo me, Ale, cioè. Vediamo un po'. E in realtà io ero anche curioso di capire come poi il gioco fosse stato modificato e svecchiato. In realtà in realtà non è successo nulla, nel senso che le hanno riproposto con un'estetica migliore e con alcuni piccolissimi aggiornamenti, ma abbastanza ridotti. E tra l'altro l'ex Arcana, quello originale, aveva una cosa stupenda: il master screen arrivava insieme con un'avventura che non è possibile trovare in nessun altro modo. Adesso non mi ricordo più come si chiama, dannazione, ma lo dico poi nell'intervento, perché intanto me lo vado a cercare. Lo recuperi. Il Master Screen appunto veniva venduto con un'avventura confezionata dal team di autori che ha lavorato all'ex Arcana, ed è ancora una delle avventure più belle mai scritte per il gioco. Ma top avventura. Ma scusa, ma c'è un attimo un warp spazio-temporale. Dimmi. Qua. Cioè, ma là Dal Negro, quella delle carte regionali, sì, fa nel 1993, 93. Fa l'ex Arcana e tira fuori anche avventure. Sì, Germania, Italia, Germania. Che cosa sto guardando, Ale? L'alba del gioco di ruolo in Italia. Io ho acquistato i PDF su DriveThruRPG, dove sono ancora disponibili, sono stati gratuiti per un bel periodo, poi dopo l'uscita della nuova edizione li hanno rimessi a pagamento. E io continuo a vedere la pubblicità, Ale, e mi continua a apparire in bacheca su Facebook la pubblicità di una campagna di Lex Arcana. Perché è in corso la campagna, anzi, quando ascolterete l'episodio sarà finita. Di Britannia, che è tra l'altro penso sia il migliore supplemento. Allora, la Germania ha un fascino tutto suo, anche perché tante delle grandi sconfitte e delle grandi vittorie romane sono avvenute in Germania, fra foreste di Teutoburgo e eccetera eccetera eccetera. Però Britannia inserisce tutto il folklore druidico, con bestie di tutti i tipi, con soprattutto diciamo il grande male, perché in realtà la Britannia viene definita il grande male e viene sfruttato il vallo di Adriano per fare cose pazze. Ma la Britannia non è quel posto in cui ogni volta che Barbero spiega qualcosa dell'antichità, quando devono mandare qualcuno in culo ai lupi e dimenticarselo là, lo mandano in Britannia. Cosa vuol dire vivere in quell'isola lì 2000 anni fa? Quando volevano sbarazzarsi di un personaggio scomodo di Roma, lo mandavano a fare qualcosa in Britannia. Cioè, nel senso, era veramente la culonia dell'impero romano.
Però cosa vuoi, quando noi sentiamo parlare di narrativa fantasy, eccetera, sì, certo, eccetera, eccetera, è tutto quanto ambientato in ottica britannica, e anche le dimensioni dei villaggi, cioè mentre noi in Italia avevamo città che praticamente erano equiparabili a quelle, sì, moderne, in Britannia avevano villaggi da 300 persone, la gente è tutta convinta che in Europa in quel periodo là fossero tutte città di 300 persone. No ragazzi, è perché la Britannia era un postaccio. Ma tra l'altro Barbero è più bravo di me, non riesco ancora a togliermi dalla testa la riunione dei dirigenti del negro che dicono: ok, allora facciamo così, questo mese usciamo con la nuova edizione del Mercante Infinito, e l'altro gli fa: non ti fidar di me se il cuore ti manca. Esatto. E la prossima settimana spariamo l'ex arcana, che arriva il Natale e le famiglie si mettono lì a fare Cartago, l'ombra del divoratore, tra una partita di canasta e l'altra. Tra l'altro mi fa ridere pensare che Nepitello, nel periodo in cui stava sviluppando Gol, che è questo gioco di cui ho parlato tipo 3 anni fa, nel frattempo stava preparando con la Dal Negro anche anche l'ex Arcana. Sì, c'era sempre Marco Maggi, Andrea Giolino, sì, tra gli autori, e mi sfugge anche il quarto, che non ricordo, però. Beh, ma poi li cito tutti quanti, anche perché ci sono alcuni fan fact da raccontare. Sicuramente sarai più forte. E niente, abbiamo appunto messo alla prova il sistema, perché all'epoca, già con la prima edizione, io mi ero preparato nella mia testa una campagna ambientata durante l'impero di Nerone, e l'ho riassunta in quelle che avrebbero dovuto essere 2 serate, che in realtà si sono trasformate in 3. Però ragazzi, perché ci siamo divertiti troppo perché ovviamente da inesperto sono andato un po' lungo io, ma va bene, ci fossimo divertiti non te l'avremmo fatta per carità di Dio. Tra l'altro vediamo, perché lo showdown non vedo l'ora, cioè ci tengo tanto. Numeri da circo. Comunque ti devo dire, Ale, che se posso permettermi un commento in merito, che in realtà il sistema, si vede che il sistema dell'ex arcana ha parecchi anni sulle spalle, sì, però io ero partito un po' prevenuto, nel senso che ho detto: Madonna santissima, è un sistema che ti obbliga tantissimo a interrompere. No, più che altro, secondo me la bontà di un sistema, di un gioco di ruolo, in generale, dopo peccato, questa è la mia opinione, si evince da quanto meno interrompe la narrazione di ciò che gioco. Cioè, sì, in un momento concitato in cui tu devi fare dei test, non puoi avere un sistema che ti richiede di fare conti, sottrazioni, riporti, robe, bonus, malus, perché è tutto tempo perso a fare conti con cui tu ti sleghi cerebralmente da quello che il master ti sta dicendo, sì, che accade. Ed è una sofferenza. Toglie l'immersività. Perché continui a tornare nel reale, fare 5 più 2, 9, ah ok, tiro, allora no, esplode, ho fatto 32. Ok, allora tu col cavallo arrivi, tira fuori la spada, lo decapiti. Hai descritto il 99% dei giochi da ruolo, però, cioè, calma, più o meno. Non, ti ripeto, ma non tutti i sistemi di giochi di ruolo, quelli per gestire scene concitate, sono così simulativi. Cioè, certo, questo gioco qui, secondo me, ammetto, aveva delle cose che mi sono piaciute molto, nel senso che tu hai caratteristica più un leggero modificatore derivato da una skill, fai il tuo tiro e ok. E poi ha delle cose tipo il riporto di 3 in 3, cioè gli scaglioni di 3, sì, per i successi, che lo vedi che sono, secondo me, un'eredità di un'epoca vecchia. Sì. Oggi sì, magari le robe le fanno in modo diverso, per carità, questo non vuole essere un gioco della New Wave in cui la narrazione è predominante o è corale. Questo è un gioco di ruolo, sì, di quell'epoca, sì, là. Però secondo me, no, nonostante io mi sia divertito tantissimo e aspetti con ansia lo showdown, secondo me dal punto di vista meccanico un paio di robe potevano un attimo limarle, sono tutto curioso, qua. Cioè, sarei curioso di provare, dopo aver fatto la prova con te sul campo, sì, del sistema originale di Lex Arcana, sarei curioso di provare l'iterazione che hanno fatto Mauro Longo e gli altri con Malavita. Bravissimo, infatti lo cito poi. Di cui ho il quick start a casa. Malavita Arcana? No, Malavita e basta. Lex Malavita. Il poliziottesco all'italiana proprio. Mi piacerebbe provarlo almeno una volta, perché lì hanno fatto alcuni aggiustamenti meccanici anche, però il sistema base è sempre quello di Lex Arcana, sì, quindi Mauro Longo, tra l'altro, a qualche evento recente ha fatto una modifica applicando il sistema old school a Lex Arcana, e anche quello sarebbe interessante. Sì, ma questo non lo sapevo, sì, old school essential, sì, old school, sì, non so storia, come, però ha fatto un'avventura appositamente per provare a vedere se funzionava. Una cosa per chi ci ascolta: questo è un gioco di cioè, passatemi il termine, è un gioco di ruolo in cui
Non si gioca all'americana, questo è un gioco che richiede una buona dose, secondo me, di interpretazione, ok? Cioè una buona dose per essere di, efficace. Cioè, dovete, sì. Secondo me, vista la gravità dell'ambientazione o comunque del setting, dovete, per apprezzarlo, immedesimarvi abbastanza nel personaggio. Essere un po' dentro, sì. Essere un po' dentro, non occorre che usiate il metodo, cos'è Stanislavski, parlate il latino, però non potete neanche fare battute ogni 3 secondi, mangiare patatine e sparare cazzate, perché quello che vi sta descrivendo il master solitamente, insomma, richiede da parte sua anche un grande sforzo di preparazione, perché Ale è iperferrato, sì, in materia romana. E ne conosco pochi di amici che non siano laureati in storia, che sono così ferrati in quel periodo lì, per cui richiede anche notevole preparazione. Per rispetto del master bisogna anche, insomma, essere nel contesto, essere nel contesto. Però, ad esempio, quando abbiamo fatto la prima sessione, una delle cose che ho detto, ragazzi, non utilizzerò i sistemi di misura romani, tipo il miglior romano, certo, gli stadi, via dicendo, giochiamo utilizzando ci sono giustamente delle cose che poi, certo, se vuoi farlo per immedesimazione, sì, però se poi gli altri ogni volta devono stare lì a farsi i conti, allora una delle grandi robe, secondo me, che si ripropongono in tutti i giochi di ruolo, sempre, è che molto spesso chi fa i giochi di ruolo si inventa di fare un calendario e delle misure che sono diverse dalle nostre. Sì, sì. Il 99,9% delle volte la cosa non viene applicata. Viene sempre applicato il calendario gregoriano, esatto, e il sistema metrico decimale. Ma per forza, ma perché nessuno di chi fa i giochi di ruolo si rende conto di quanto sforzo mentale serve per dire che giorno è oggi? È il 32 di pesci dell'anno 3548. Tu dici, ma sei pazzo? Sì, ma sì, dimmi, sì, che è il 12 dicembre e vai in mo- cioè, sì, anche qua tu non usi quel sistema lì, usi il sistema metrico decimale e basta. Insomma, ecco, comunque dai, ci tenevo a provarlo perché anch'io ero convinto fosse molto più farraginoso, ovviamente fosse invecchiato male. In realtà il sistema multidado mi ha stupito. Poi vabbè, sta tanto anche nel quanto spingi, certo, perché, certo, la gente continua a tirare o meno, però... Beh, però hai anche semplificato alcune operazioni. Ho tolto i dati tiri di difficoltà per le armi, un paio di robe che secondo me erano... Cioè, che secondo me avrebbero dovuto fare loro. A.K.A. Graziale, che hai reso un gioco clunky, l'hai reso bello, perché alla fine dai, quello è il discorso. Comunque tu hai comunque preso una materia piuttosto vecchia, l'hai un po' snellita e ce l'hai proposta con la tua maestria, per cui io... Troppi complimenti, ma... No, secondo me. Alla fine, voglio dire, poi in una one shot tu ci devi mettere un po' di, diciamo, tutto. Diciamo che l'inizio, sì, è stato un po' brutto. Ci siamo... Sì, no, ma è bellissimo l'inizio col plot twist e poi la parte di, tra virgolette, come dire... Come sempre, flashback, la parte in cui comunque non sei sicuro di quello che sta succedendo, e ci sono, cioè, quelle lì sono tutti ovviamente... Ma non possiamo, scusami, giusto per dare merito anche al tuo lavoro, ma non possiamo almeno dire loro qual era l'incipite, okay, da cui partivamo, sì, tanto non la giocheranno mai sta avventura. Allora, cioè... diciamo che l'obiettivo iniziale, cioè il modo in cui ho presentato l'avventura, è che i protagonisti, i personaggi, fossero stati coinvolti da Seneca per andare a proteggere Claudia Ottavia, l'ex consorte di Nerone, ormai esiliata sull'isola di Pandataria, che è l'attuale Ventotene, e che si trovava all'interno di quello che era un losco intrigo di palazzo, per cui, secondo le informazioni di Seneca, qualcuno stava cercando di attentare alla sua vita. Informazioni, tra l'altro, confermate da più fonti all'interno, appunto, al giro di Seneca, e essendo i personaggi parte della legione undicesima Claudia Pia, Fidelis, sono stati selezionati come quelli migliori per poter portare a termine questo compito. Il problema è che in realtà anche questo faceva parte di un enorme escamotage ordito da Claudio no, da Pompea, no. Sabina, ah, da Pompea Sabina, scusami, sì, che ha sfruttato questo contatto di Seneca per impossessarsi, tra virgolette, sì, tramite, cioè, una specie di culto di sangue, no, vi fa capire, della volontà dei personaggi. Cioè, questo vi fa capire il livello a cui dovete, come dire, un attimo entrare nella storia. Perché è chiaro che questa è una storia di fantasia con del sovrannaturale, eccetera, però le basi devono essere, sì, quelle solide, cioè non puoi dire, sì, su questo devi però sapere faccio... cos'è un centurione, una centuria, ah, sì, una, okay, provincia, sì, devi sapere che cos'è
cioè come era un trapizzino, trapizzino, cioè, esatto, cioè, se no puoi giocare Alex Arcana se non sai cos'è trapizzino, cioè. Io quoto banda. Essenzialmente, invece, tramite appunto questo culto di sangue, i personaggi iniziano l'avventura risvegliandosi dal controllo che è stato imposto da Popea Sabina per lo shock, o comunque non vi dico tutto perché sennò poi durante lo showdown sì. Cosa succede? Che loro sono i sicari di Claudio Ottavio, sì, quindi sì. Loro partono all'interno di Villa Giulia dopo aver commesso l'omicidio in una situazione decisamente disperata. Cioè la questa era proteggiamo Tizia e prima quando cosa... parti apri gli occhi la tizia, e è morta, tu, tizia è morta. Tu sì, la tizia è morta brutalmente, l'hai uccisa tu. Esatto. Quindi dal momento in cui loro riprendono controllo di se stessi, riprendono coscienza di sé, lì parte l'avventura e loro devono fare quello che possono per sopravvivere. Tra l'altro, mentre cercavamo di fuggire da questa scena del crimine non notati, ho avuto mille flashback su tutte le serie di Star Wars in cui ci sono personaggi che cercano di scappare via non notati. Come Obi-Wan che col cappottone verde fugge con una giovane Leia sotto il cappotto in mezzo a mille soldati imperiali vestiti solo di bianco o di nero che marciano al passo dell'oca tutti in una direzione ortogonale l'una all'altra e lui arriva dentro col cappottone Mac con lei io sotto, ho rimosso questa roba e nessuno se ne accorge per me ormai c'è solo Amber la famosa tattica del mettiamoci tutti in fila così quello che è davanti non sa in quanti siamo. Però devo dire che questa cosa della persona che cerca di sfuggire inosservata è la grande base su cui si basano tutte le serie di Star Wars effettivamente sì comunque no scusate torniamo a bomba. Per cui vabbè ragazzi, adesso Ale vi dà un po' le coordinate che vi servono per capire se è un prodotto che fa per voi e che però credo che ci siano pochi uguali dal punto di vista d'ambientazione e della cura anche del manuale. Se volete giocare nell'antica Roma manuale con italiano, un bel con twist con un bel twist che insomma c'è un porting per il D20 System Mac no. Di Lex Arcana non c'è. Non c'è niente. Neanche per il GURP o GURP niente. Ma sì, ma giocate Lex Arcana poi... si gioca solo con il sistema di Lex Arcana. No, ma a me va bene così? A me infatti, sì, infatti secondo me ci siamo divertiti un sacco e per cui adesso insomma dai Ale finiscici. Va bene. Lex Arcana. Parlare di Lex Arcana per me è un po' complicato perché fa parte di quello strano periodo della mia vita in cui desideravo fortissimamente giocare, ma non riuscivo a farlo. All'epoca avevo circa 16 anni, era il 2000, non c'era ancora stato l'attentato alle Torri Gemelle, era un periodo in cui il mondo sembrava molto più bello e molto più luminoso di quanto poi non si sia dimostrato essere. E all'epoca, appunto nella primavera dei miei 16 anni, scoprì l'Ex Arcana. Io che durante le scuole adoravo la Grecia classica, adoravo gli antichi romani, adoravo la mitologia di quel periodo, mi sono trovato di fronte la possibilità di acquistare, o meglio di scaricare, perché all'epoca fu reso disponibile gratuitamente insieme a Levis, che era una specie di quick start del passato. Ho avuto la possibilità di scaricare e poi di acquistare la versione fisica. L'Ex Arcana era un gioco di ruolo del 1993 edito dal Negro, che aveva come firme diciamo dei personaggi che poi in futuro sarebbero diventati ben più famosi di quanto non fossero all'epoca. Parlo di Leo Colovini, parlo di Dario De Toffoli, parlo di Marco Maggi e Francesco Nepitello, cui nel 2018 si è aggiunto anche Andrea Angiolino a fare da creative director per la riedizione del gioco di Lex Arcana. Ecco, nel 2000 io avevo per le mani questi file, nel 2001 acquistai tutto quello che riuscii a trovare su una piattaforma online che non ricordo se fosse eBay o altro, comunque sono riuscito a trovarlo online e iniziai a leggere avidamente il contenuto di questo manuale, iniziai a leggere avidamente la storia di Roma dell'imperatore Teodomiro e della Lex Arcana, per l'appunto. Sto registrando pieno di tosse, quindi portate pazienza, è sabato e purtroppo mi trovo in una condizione per cui sono ammalato, non è Covid, è una normale influenza, però se ogni tanto sentirete qualche colpo di tosse, scusatemi. Cos'è Lex Arcana? Facciamo una piccola anticipazione, o meglio, facciamo una piccola
introduzione al titolo. Lex Arcana è un gioco di ruolo, è un gioco di ruolo del 1993, è un gioco di ruolo edito da Dal Negro, incredibilmente. Dal Negro lo conosciamo un po' tutti per giochi, i classici giochi da tabaccheria, se mi passate il termine, quindi giochi che trovavamo quando andavamo al mare. E è un gioco che vive in un mondo cronistico in cui l'impero romano d'Occidente non è mai caduto grazie proprio alla scelta dei romani, alla decisione di perseguire le arti precognitive. Gli antichi romani sono riusciti, grazie a queste abilità, a prevedere alcuni eventi che hanno minato l'impero alle radici, hanno interrotto l'espansionismo dilagante, hanno bloccato i confini, hanno iniziato a difenderli e per questo motivo sono riusciti a preservare il loro impero. Lex Arcana quindi non ha un anno zero, e infatti il calendario di Lex Arcana differisce da quello canonico, in quanto viene tutto fatto riferimento ad Urbe Condita, quindi dal momento della fondazione dell'Urbe, della fondazione di Roma. Ecco, diciamo che il gioco nel 1993, e l'avete sentito magari nell'introduzione che abbiamo fatto prima di lanciare l'intervento, è un gioco che poi nel 2018 non ha subito grandi modifiche, ma ci tornerò fra un attimo. Era un gioco molto diverso rispetto ai giochi di ruolo dell'epoca, che erano molto più di calcolo, molto più particolari, molto più tecnici. Era un gioco che in un certo senso introduceva il mondo del gioco di ruolo e lo faceva attraverso un contesto molto caro alla nostra penisola, alla nostra storia. In Lex Arcana quindi, diciamo, convergevano delle scuole di pensiero nuove che sarebbero poi state la base per i giochi di ruolo che hanno portato i prodotti che stiamo vedendo uscire in questi ultimi anni. Ecco, facciamo un salto in avanti, arriviamo al 2018. Nel 2018, all'inizio di gennaio, Quality Games ha annunciato di aver stipulato un contratto per una versione completamente rivista e soprattutto rinnovata di Lex Arcana, una campagna Kickstarter che sarebbe partita di lì a poco, quindi inglese italiano, con la partecipazione di tutta la squadra originale più, come già accennato, di Andrea Angiolino. Ecco, la versione italiana sarebbe poi stata curata da Need Games. Cosa è stato modificato rispetto all'originale di Lex Arcana? Sono state introdotte alcune regole, soprattutto quelle relative alla crescita dei personaggi. Crescita dei personaggi che, soprattutto nel primo Lex Arcana, per quanto l'avessi studiato in lungo e in largo, era un po' sottotono. Era difficile immaginare come si potesse creare una campagna di lungo periodo. Perché? Perché la crescita dei personaggi era, diciamo, un po' piatta, nel senso che era difficile intuire come questo avrebbe influenzato la carriera del proprio personaggio, come questo sarebbe cresciuto nel tempo. E secondo me questo aspetto è stato migliorato molto nella nuova edizione. E poi comunque introduzione di alcune meccaniche e alcune, diciamo, modifiche certosine sul combattimento disarmato, sulla gestione delle armi. Non ho controllato, ma credo ci sia stato anche un ribilanciamento dei valori delle armi per cercare, insomma, di correggere magari un po' alcuni valori rispetto al passato. Quindi non modifiche sostanziali, non è stato stravolto il regolamento. Questo, come era successo a me, potrebbe far pensare che in realtà il gioco sia vecchio. Questo non è vero. In realtà Lex Arcana era un gioco nuovo nel 1993. Era un gioco che sovvertiva la normale attitudine e abitudine dei giochi di ruolo, inserendo delle meccaniche molto più colloquiali, narrative, molto più di interpretazione rispetto a quelli che erano i giochi in voga in quel periodo. Questa cosa forse è stata un po' sottostimata e non è stato molto capito, almeno finché non siamo arrivati appunto nel 2018. Lex Arcana rimane uno dei più grandi successi italiani di GDR all'estero. È un gioco di cui però si trovano non tantissimi live gameplay, non è così facile trovarne, e che nonostante tutto rimane un po' difficile da considerare in campagne a lungo termine.
Vi faccio un mini excursus delle regole, ma in realtà io vorrei parlarvi dell'esperienza al tavolo. I giocatori interpretano dei membri della corsa ausiliare arcana, questa corsa creata con cittadini romani e cittadini extra urbe, che dotati di una certa affinità e attitudine con il mondo magico, con la precognizione, oppure semplicemente perché dotati di incredibile talento nelle arti del combattimento, della diplomazia o della sapienza, si trovano a indagare in ogni angolo del regno su eventi soprannaturali e a cercare di rimettere ordine dove chi non è in possesso dell'anello della Gorgone non può fare nulla. Ecco, la corsa ausiliaria è stata ufficialmente riconosciuta e dichiarata da Teodomiro nel 1229 a Turbe Condita, che è l'anno praticamente della vera caduta dell'impero romano d'Occidente, perché sarebbe il 476 d.C. Ecco, per la prima volta Teodomiro parla in senato di un disegno, di una macchinazione oscura che minaccia Roma, e ufficializza il ruolo della corsa ausiliare arcana. Una delle introduzioni più interessanti che sono state fatte in questa nuova edizione è che cosa è successo? Hanno inserito la possibilità di giocare anche in canone, non soltanto extra canone, perché capite bene che se il mondo di Lex Arcana parte da quella che non è stata la caduta dell'impero romano d'Occidente, voi non state giocando l'impero romano, state giocando oltre l'impero romano, e tutto quello che accade può essere una vostra invenzione. Non ci sono gli imperatori che conoscete, che avete studiato, non ci sono gli eventi che hanno contraddistinto la storia di Roma, non ci sono limiti nei confini alla fantasia che potete mettere all'interno, dato che potete pescare da innumerevoli mitologie. Però qualcuno potrebbe apprezzare la possibilità di giocare in canone lungo la storia di Roma e lungo i sentieri di un mondo, di una civiltà enormemente complicata, che ha vissuto secoli di storia, di intrighi politici, di assassini, di conquiste, di terribili sconfitte come quella della foresta di Teutoburgo, e soprattutto di epica ormai irraggiungibile nel mondo moderno. Roma ha rappresentato non semplicemente una parentesi della nostra umanità, ha rappresentato letteralmente le fondamenta di intere civiltà. Di conseguenza, il bacino di eventi da cui potete pescare è incredibilmente ampio. E finalmente, in questa nuova edizione, c'è la possibilità, con alcuni suggerimenti, alcuni accorgimenti, di giocare prima, cioè quando la Lex Arcana in realtà, quando la Corsa Arcana già esisteva, ma esisteva nel sottobosco, come fosse un'agenzia segreta, diciamolo chiaro e tondo. Ecco, non mi spingo oltre. Se volete leggere la storia di Lex Arcana, il Quick Starter fa perfettamente per voi. Se volete intavolare una prima partita, altrettanto. A livello meccanico e regolistico, Lex Arcana si basa sull'utilizzo di multidadi, dal dado da 3 fino al dado da 12. E lo fa attraverso l'utilizzo di 12 diverse caratteristiche, le virtutes e le perizie. Le virtutes sono, diciamo, 6 valori: vigor, coordinatio, ingenium, ratio, auctoritas e sensibilitas, che rappresentano l'aspetto fisico, mentale, la volontà e l'intelligenza di un personaggio del gioco. Il vigor, ovviamente, la costituzione, la tempra fisica. L'ingenium è la capacità di dedurre qualcosa, di capire cosa sta succedendo, e anche in un certo modo la creatività manuale, l'artigianato, ok? L'auctoritas è il carisma, la capacità attraverso l'oratoria di convincere le persone, di ordinare loro di fare qualcosa e di convincere di un vostro pensiero. Il ratio è il ragionamento, quello che vi porta a comprendere il mondo e soprattutto a resistere agli influssi della magia. Se
Sensibilitas è la percezione visiva, tattile del mondo che vi circonda e anche in un certo senso la vibrazione magica. Cosa ho saltato? Coordinatio, che è la prestanza fisica intesa come l'agilità, ok? Quindi la capacità di fare movimenti aggraziati o di combattere in modo atletico, di scavalcare, nuotare, scalare e via dicendo. Le perizie invece sono cose un pochino più articolate. C'è il debello, che è semplicemente l'abilità del maneggiare le armi, di combattere, di utilizzarle in combattimento nel miglior modo possibile. Avete il demagia, che è il vostro contatto con gli dèi e l'abilità che vi serve, la perizia che vi serve per studiare dei segni, di capire cos'è avvenuto in questo luogo in passato o avere una immagine del futuro, ok? Avete De Societate, che è la capacità, ad esempio, di immedesimarsi in un paese straniero, quindi la capacità magari anche oratoria del parlare come un madrelingua, quindi è un'utilissima abilità di mimetismo o semplicemente anche del modo di comportarsi in società, cioè sapere qual è l'etichetta in questa particolare regione e cosa è sconsigliabile fare in alcuni contesti. Quindi il denatura è la capacità di essere a contatto col mondo animale e vegetale, nascondersi, cacciare, inseguire tracce e via dicendo. Quindi le perizie sono capacità che si costruiscono, che sono elaborazione delle vostre virtù, e le virtù sono la rappresentazione numerica delle vostre abilità di base, del vostro fisico, del come voi vi ponete nel mondo. Detto questo, il sistema, ripeto, è un multidado che prevede la possibilità di tirare da 1 a 3 dadi. Se voi avete un valore di 15 di vigor, dovete fare un test vigor perché state facendo braccio di ferro con un avversario, il vostro 15 potete decidere di tirare 3 dadi da 5, cioè 3 dadi da 10 dimezzati, potete tirare un dado da 10 e un dado da 5, potete tirare un dado da 12 e un dado da 3, un dado da 6 dimezzato, due dadi da 6 e un dado da 3, quindi o semplicemente se avete 12 potete tirare un dado da 12. Quindi voi tirate il dado, se ottenete il massimo punteggio questo dado può esplodere, tiro del fato, e potete sommare ciò che fate. Perché? Perché l'ex arcana si basa sui livelli di successo, cioè voi se ottenete se arrivate al valore di base, riuscite, esempio difficoltà 6, e tirate un bel 12, non riuscite semplicemente a fare ciò che fate, ma lo fate con un aumento di successo, di livello di successo, per cui lo fate in modo veramente sontuoso. Adesso che vi ho annoiato con la parte quella più meccanica, tra virgolette, vorrei tornare invece in topic. L'ex arcana è nato come campagna Kickstarter nel 2018, ha visto tre campagne attraversare questi ultimi anni. La prima ha fatto pubblicare il manuale base, il Kickstarter ovviamente, l'enciclopedia arcana, i misteri dell'Imperium e Egyptus, l'espansione geografica dedicata all'Egitto. I misteri dell'Imperium invece sono una raccolta di avventure che sono state realizzate durante la campagna di Kickstarter, ed è un libro che tra l'altro vi suggerisco soprattutto se siete in procinto di avventurarvi in qualcosa. Nel manuale base comunque c'è una bellissima avventura che potete giocare, che secondo me a livello introduttivo è strepitosa, e vi consiglio di partire da quella. Poi negli anni sono partite altre due campagne. La seconda è più interessante, è quella dedicata a Dacia e Tracia, che sono due province decisamente particolari dell'Impero Romano, fanno parte dell'area danubiana, e la Dacia molto selvaggia e la Tracia piena di popolazioni bellicose, ma soprattutto zona di segreti ancestrali, di mostri particolari, di una mitologia che sconfina un po' nella mitologia slava
e che è ricca, è un po' un misto di slavo e greco, di conseguenza c'è veramente di tutto, potete applicare di tutto all'interno di quel mondo. E poi c'è il manuale dedicato all'Italia e quindi all'urbe, ma non soltanto l'urbe, tutto quello che vive attorno all'urbe, da Aquileia fino all'urbe certamente, ma verso Neapolis scendendo, quindi attraversando tutta la penisola e vivendo l'Italia in un modo diverso da quella che è semplicemente la grande città di Roma. La campagna invece appena conclusa è quella della Britannia. La campagna della Britannia introduce appunto il volume della Britannia, quindi una regione ricchissima di spunti e di mitologia, quella più fantasy come la conosciamo oggi, e soprattutto i misteri dell'impero secondo volume, quindi un altro pacchetto di avventure estremamente interessante. Io ho partecipato a tutte e tre, non tutte con i manuali fisici, la seconda e la terza ho partecipato solo con i manuali in digitale, mi è sufficiente. Ecco, l'Ex Arcana quindi è un mondo altamente ampio, altamente sfidante e soprattutto vi consente di giocare un po' di tutto. Ecco, dedico questi ultimi 10 minuti a parlarvi dell'avventura che sto facendo giocare i ragazzi. Una delle più grandi titubanze che avevo io era quella del sistema multidado. L'ho sempre trovato un po' farraginoso e avevo paura che applicandolo al mondo di gioco di Lex Arcana ne sarebbe uscito qualcosa di, non dico poco giocabile, ma che interrompesse molto spesso il flusso di pensiero e di narrazione al tavolo. In realtà non sapevo quanto mi sbagliavo. Soprattutto non sapevo quanto fosse pesante il lavoro del demiurgo, del master, applicato ai livelli di successo, perché il calcolo non è così immediato. Di conseguenza bisogna un attimino avere la prontezza di rispondere a un tiro particolarmente fortunato o sfortunato del giocatore e applicare ciò che sta avvenendo. In realtà è il normale lavoro di un master, solo che effettivamente io non ho così tanta esperienza da dire sono così bravo a rispondere alle cose pazze, e in un certo senso è servito anche a me per allenarmi. Torniamo al 2002 in realtà. Nel 2002, dopo aver messo le mani sulla copia fisica dell'Ex Arcana, io mi impuntai nel voler scrivere assolutamente un'avventura. Fu un'avventura che si svolgeva in un periodo storico ben preciso, nel 62 d.C., o meglio, l'815 ad Urbe Condita. Perché? Perché è l'anno in cui fu assassinata brutalmente Claudia Ottavia, ex consorte di Nerone, che all'epoca era stata esiliata sull'isola di Pandataria e più specificamente in Villa Giulia, che era questa villa a nord dell'isola. Pandataria è un'isola che si trova, l'isola di Ventotene, che si trova a largo di Napoli, ed è un'isola particolare, molto caratteristica e paesaggisticamente meravigliosa, tra l'altro. Ecco, cosa volevo fare? In questa avventura io volevo che i giocatori e i personaggi indagassero il torbido dell'intrigo romano, visto come la discesa, in quella che dovrebbe essere stata la discesa della follia di Nerone, che ha portato l'uomo prima ad uccidere la madre, poi ad uccidere l'ex consorte, sposare Poppea Sabina, uccidere Poppea Sabina e infine dare fuoco a Roma 2 anni più tardi, nel 64 d.C. Ecco, io volevo far vivere ai giocatori questo particolare periodo perché la discesa nell'abisso dell'imperatore a me ispirava tantissimo e volevo giustificarlo attraverso il materiale che l'Ex Arcana mi metteva a disposizione. Quindi all'inizio loro venivano convocati da Seneca, che era venuto a sapere di questo intrigo di palazzo che prevedeva che Claudia Ottavia sarebbe stata uccisa. In realtà poi le cose sono andate veramente a ramengo. Non voglio raccontarvi per filo e per segno l'avventura.
se siete interessati a giocarla posso darvi i file, quello che ho scritto non è un problema. Fatto sta che era un'avventura studiata per essere giocata in 6-8 sessioni, perché all'epoca le one shot per me neanche esistevano, già non giocavo, figuratevi se giocavo per far una volta sola. Di conseguenza l'avventura era stata scritta per essere giocata più o meno in 8 serate. Posto che non avevo minimamente l'esperienza per rendermi conto se sarebbero state veramente 8, però lasciamo stare, stendiamo un velo pietoso e proseguiamo. E volendo assolutamente mettere alla prova il sistema, mettere a prova questa nuova edizione, finalmente dopo l'uscita appunto di questa 2.0 con grafica rinnovata, libri sontuosi, un bellissimo master screen, ho voluto metterla al tavolo e dire: ragazzi, vi prego, proviamola, devo assolutamente mettere in gioco questa avventura perché ce l'ho lì nel cuore da 20 anni. Letteralmente è dal 2002 al 2022, 20 anni che desidero giocare questa avventura. Mi è stato detto: va bene, ti diamo 2 sere. Ho dovuto rilavorare tutto, ho dovuto stringere, ho deciso di far partire tutto da un enorme colpo di scena che adesso vi dirò, e che magari vabbè, vi faccio un mini spoiler e poi va bene. E forse l'abbiamo già fatto in realtà quando abbiamo lanciato l'episodio, quindi non importa, lo spoiler c'è già stato, posso rifarvelo. Ad ogni modo, cos'è successo? Mi hanno dato 2 sere, in realtà siamo già andati lunghi e la terza, lo showdown finale non è ancora avvenuto e avverrà la terza sera. Eravamo troppo stanchi, era troppo tardi e sinceramente vendermi il combattimento, quello più importante, quando tutti erano distrutti, non mi sembrava né giusto verso di loro né giusto verso di me. Quindi abbiamo deciso di affidare una terza sera durante le vacanze di Natale. Ecco, convocati da Seneca, l'idea di fondo era che i giocatori fossero introdotti all'interno di Villa Giulia come parte della guardia del corpo, spacciandosi per guardia pretoriana. In realtà loro erano lì soltanto per capire chi stesse fisicamente per provocare la morte di Claudio Ottavia. Ecco, ciò che i giocatori non sanno è che qualcosa di molto più grande di loro si era mosso, qualcosa che in realtà aveva già incrociato la loro strada 10 anni prima, quando, dopo aver attraversato la foresta di Teutoburgo e indagato sul perduto stendardo della 19ª legione, sconfitta, una delle peggiori sconfitte, 3 legioni romane sconfitte appunto durante la grande battaglia di Teutoburgo, loro, che facevano parte dell'11ª legione, la Claudia Pia Fidelis, guidati dal loro centurione Narva, cosa hanno fatto? Hanno trovato le tracce di questo dello stendardo di una di queste 3 regioni, della 19ª, in un villaggio molto molto più a sud-est della foresta di Teutoburgo. Praticamente si sono trovati, non voglio spoilerare in effetti la storia, però diciamo sono arrivati in un villaggio di barbari della zona, ancora non conquistata, perché soltanto 40 anni più tardi verrà conquistata quest'area dall'impero romano, e troveranno appunto tracce di questo stendardo che è stato corrotto in un modo che i giocatori non possono sapere, i personaggi nemmeno, e che in realtà è diventato possesso di una creatura che viveva in una delle caverne della zona. E affrontandola hanno scoperto qualcosa di terribile, una magia oscura che mai avevano sperimentato in passato, e sopravvissuti li hanno portati ad essere inseriti all'interno della corsa ausiliare arcana. Hanno visto qualcosa di molto più grande di loro e le loro abilità sono state riconosciute e quindi rese, diciamo, indispensabili a questa nuova fazione segreta che stava creandosi all'interno dell'impero romano. 10 anni più tardi, loro, muniti dell'anello con la Gorgone, si trovano convocati e inviati a Pandataria. Il problema è che sono in realtà soggiogati da un incanto di sangue di una creatura bestiale e vendicativa che li obbligherà a fare una cosa ordinata da lei, e sarà appunto l'assassinio di Claudio Ottavia. E tutta l'avventura inizierà con loro che ancora con le armi in mano
armi con cui hanno ucciso e si trovano di fronte l'evidenza di questo fatto, hanno ucciso Claudio Ottavia, dovranno capire come fuggire dalla villa e ripulire il loro nome o vendicarsi di chi gli ha fatto loro questo. Ecco, questo è l'antefatto dell'avventura che ho preparato ai ragazzi. Ho applicato due modifiche rispetto al regolamento originale, semplicemente non ho fatto i tiri di difficoltà per le armi, in realtà diciamo che ho dato dei personaggi pregenerati che non avevano bisogno di tiri di difficoltà, però una delle introduzioni è la fatica, cioè l'ingombro, e quindi in taluni contesti la difficoltà nel maneggiare l'arma è dovuta proprio al fatto che ferite subite più ingombro trasportato dai personaggi indicano che ci si trova in una condizione veramente disperata, in cui anche semplicemente sollevare un braccio è complicato. Al momento non è ancora successo, succederà. Ecco, come è un'avventura che a me ha ispirato moltissimo, spero che i giocatori si che i ragazzi si stiano divertendo. Non è facile, non è facile, però ripeto, il sistema di Lex Arcana ha risposto brillantemente alla prova sul campo. Io avevo aspettative alte per la parte del contesto narrativo, ero preoccupato per la parte meccanica, in realtà era una preoccupazione inutile. Il gioco si è dimostrato molto più snello di quanto non fosse diciamo realistica la mia paura. È un gioco del 93? Probabilmente sì, sotto la cenere c'è ancora quel gioco del 93, alleggerito e ottimizzato certamente, ma il fatto è che quel gioco del 93 è un gioco che sarebbe stato benissimo pubblicato dopo il 2010 o 2015, era già un gioco giovane quando è uscito. Con questo è tutto, direi, e torniamo al live. Bene, e ritorniamo nei tempi moderni, ma non troppo, perché finalmente è giunto il momento per me di chiudere questa parentesi. Sciaboliamo, Jack. Dedicata, bravissimo Mac, dedicata a Viticulture e Viticulture World. È vero, c'è la seconda parte. Questa settimana. Con l'intervento inedito questa settimana, non con l'intervento farlocco di. Sono 220, 220 puntate fa. Scusa un attimo, se adesso rifai Rush and Bash, Mac. Registravamo ancora in mezzo all'asciugamano. Ma continua comunque. Ecco, pensati, Rush and Bash continua ad essere ad oggi uno dei giochi di corse divertenti più belli in assoluto. Se penso alla fogna che è uscita in questi anni, io non direi uno dei, è ancora il migliore gioco di corse pazze sul mercato. Scusate se torno un attimo al vino. Però è vero, io sottoscrivo. Allora, io ho messo in ordine, ho fatto la top 3 ovviamente degli scenari che ho trovato più interessanti, perché questo gioco offre 7 scenari e sono tutti molto ben caratterizzati, con una bella storia e che vi fanno ripercorrere un po' le vicende dell'industria vinicola dei vari continenti. Per cui abbiamo dall'Europa, il Nord America, Sud America, Africa, Asia, eccetera, e quindi vi mettono ogni volta come dire alle prese con delle sovrameccaniche che vi aiutano o vi mettono i bastoni fra le ruote, esatto, per raggiungere l'obiettivo di fare 25 punti vittoria a testa e raggiungere la fine della track della notorietà e del prestigio. Impresa improba! E questi sono i due obiettivi che vi vengono richiesti ogni volta che affrontate uno scenario di Viticulture World. Nominalmente c'è uno scenario introduttivo, uno facile, 4 medi e uno difficile, che è l'Africa. Io li ho fatti tutti, vi racconto se questa cosa è come dire corrisponde alla realtà, come ho trovato come dire il livello di difficoltà, eccetera. E ovviamente vi devo fare anche un sottointervento, perché la maggior parte di questi scenari io li ho fatti in solo con l'automa, tra l'altro l'automa made in Automa Factory, che sono praticamente ormai delle specie di editori, dopo ovviamente il botto del super automa di Side, quello di Terra Mistica. Sì. Tra l'altro il loro primo automa, questo me l'ha detto il mitico Nicolò Chioato, che ringrazio perché ne abbiamo parlato insieme, essendo anche lui grande fan di Viticulture, mi ha detto che il primo automa è
quello del Viticulture che trovate Essential in Essential Edition. Ah, sì, ed è bellissimo. Che è diventato quindi ufficiale praticamente. No, era dentro la scatola. Era già dentro. Di cui non ho parlato perché l'unica modalità di Viticulture che non ho provato è stata il solo della base. Perché è un'espansione. Ah, no, pensavo. No, non è un'espansione. No, infatti il mondo dei bot praticamente diviso in quello che ti fa Turzi ormai e Autobot della Stone Mayer. Gli Autobot della Stone Mayer, come funziona, come mi sono approcciato, le difficoltà di sostanzialmente anche che ho affrontato nel di fatto imparare tre giochi, perché ho dovuto imparare Viticulture e gli ho usato l'app che ha funzionato benissimo per questo motivo, poi ho imparato a giocare a Viticulture World e allo stesso tempo ho dovuto imparare a giocare a Viticulture World con l'automa, perché non nascondiamoci, giocare con l'automa è sostanzialmente un altro gioco, cioè c'è un layer di complessità e di strategia che nel multiplayer normale non c'è. Fra l'altro ve lo dico, abbiamo giocato in 4, abbiamo dedicato una sera per mi pare lo scenario Europa, Francia, sì, Europa, sì, quello della... sì, c'è, nella copertina c'è la Torre Eiffel, e devo dirti che per me è stato quasi rilassante, perché dovevo fare praticamente solo le mie mosse, anche se un po' ti aiutavo, perché con l'automa tu devi pensare, le tue azioni è l'unica cosa che conta, e quindi ogni mossa è veramente pensatissima. Vai Ale. No, volevo soltanto dire relativamente all'automa del gioco originale, sì, che è fatto molto bene, però in realtà è un race game, nel senso che voi vi trovate con un automa che vi occupa delle posizioni durante ogni stagione e voi potete quindi cercare di rispondere alle sue mosse sapendo che quelle zone sono interdette e dovete fare più punti di due alla fine, quindi non è complicato, però è molto sfidante ed è molto difficile da battere. Okay. E secondo me invece con il sistema cooperativo il solitario diventa più interessante. Allora ti dico che ad occhio, adesso poi lo sgrano meglio nell'intervento, perché ovviamente qui devo parlare un po' da solo, perché ovviamente sarebbe tempo in cui parlerei io, voi mi guardereste senza dire nulla, però di fatto, per un attimo riassumere, in Viticulture World come fa un automa a giocare con voi ma contro di voi allo stesso tempo, ok? Si sono inventati, secondo me, un sistema veramente smart che parte anche lì dall'idea di bloccare delle zone, e per sbloccarle devi pagare. Sì. Quindi c'è tutta una serie c'è una microeconomia che si sviluppa nel gioco con l'automa che non esiste nel multiplayer normale. Sì, è come avere uno con cui stai giocando un cooperativo che se ne frega di cosa fai tu. E che ti può aiutare, ma fino a un certo punto. Bastoni tra le ruote. No, sì, fino a un certo punto. Può essere un ostacolo. Lui può mettere i soldi, ma a un certo punto lui dice: no, io so. È come giocare con l'omino a decreto. Che si finge la creatura e invece no. Esatto. È un po' qualunque. Sì, sì, ok. Ecco, dai, facciamo. Banda, questo è un pensamento lavoratori, sì, per cui siamo andati fuori dalla zona di comfort di Banda. Speravo che tu mi dessi la parola. Però non ci sono i legnetti, no, esatto, non ci sono le pietre. Cioè sembra che tu l'abbia fatto apposta. Legnetti odorosi. Stavo per dirti questa roba qui. La cosa che io adoro di questo gioco, nonostante, per carità, sai, a me non piace. Non è il tuo, sì, è il tema. Cioè, qui voi fate una cosa che secondo me è bellissima. Cioè, seguendo il ritmo naturale delle stagioni, andate a coltivare la vigna, raccogliere l'uva, fate il vino, lo fate invecchiare, lo vendete. Cioè, ha tutto un senso, e secondo me questo setting, per un tipo di Eurogame di questo genere, è fantastico. Sì. Ok, però non come dall'altra parte vado a prendere tre rocce e sei legni. Quello mi fa girare i coglioni. Questo qui, voglio dire, siccome è un Eurogame che però in certe fasi di gioco ti fa... non sembra neanche un Eurogame, sì, non so come dire, almeno per me, sono sincero. Ti dico la grossa differenza fra i Rosenberg, soprattutto, vabbè, sì, quelli legati anche a... da Agricola, sì, certo, a Orangenburger Canal. Sì, sì. È il fatto che Viticulture è un piazzamento lavoratori di fatto senza risorse, cioè a parte i soldi. Sì, sì. Per cui tu non hai il problema di accumulo e dopo faccio, perché senza tu ogni azione fai delle cose, cioè progredisci. E in effetti questa continua progressione deve essere continuamente ottimizzata. In multiplayer devi continuamente... nel gioco base devi tenere sempre in considerazione quello che fanno gli altri, perché quando uno ti rascia 20 punti tu puoi avere anche
in cantina il vino di Dio, ma se non hai tempo di venderlo perdi la partita. Per cui questa è una differenza grandissima rispetto ai Rosenberg, che invece vuole farti, come dire, andare a ottimizzare la raccolta per poi andare a fare min max, come si dice, cioè andare a massimizzare poi le rese, certo, su quando spendi, certo. Ok, qui continui a sostanzialmente prendo spendo, continui, sì, sì, a sì, prendere spendere, claro, prendere spendere tutto il tempo con la componente pazza delle carte gialle, esatto, delle carte, esatto, blu, che infatti continuano, stravolgono, infatti le carte, sì, sono la componente per me amore e odio, in quanto mi, sì, piace molto l'idea di fare qualcosa utilizzando una carta, però la carta giustamente è un fattore randomico e alle volte peschi una carta gialla e dici madonna che figata, adesso, sì, il prossimo turno la gioco e faccio sta roba che è bellissima, e alle volte peschi magari una carta blu, una fogna, sì, e dici madonna santissima sta roba, ma quando mai la però, gioco quello Viticato World invece è figo perché puoi scambiarla con gli altri, sì, infatti, sì, esatto, e questo io perché ho sentito un pochino la mancanza, la tua spazzatura, sì, può, no, diventare, no, il tesoro, vero, di qualcun altro, ed è il motivo con cui ho iniziato a vincere, sì, con l'automa, cioè l'automa ha una sua micromania di carte, certo, e tu scambi con lui, tu con tramite il tuo lavoratore grande, che ho spiegato settimana scorsa, ed è ovviamente per chi non per i distratti lo diciamo, c'è un lavoratore speciale in Viticulture che vi permette di andare dove ci sono già spazi occupati, e se voi andate in uno spazio occupato dall'automa potete con lui scambiare, ma lo scambio è veramente molto libero, quindi riuscite a manipolare il gioco in modo veramente veramente come tattico, se avessi un mercatino aperto, hai una, esatto, specie di mercatino aperto, però ovviamente tu devi matchare lo scambio che ti serve con lo spazio azione in cui vai, ma infatti, per cui mi ricordo che in partita, infatti mi ricordo che in partita abbiamo detto più volte dai vengo lì scambiamo, però sai vuol dire che comunque devi impegnare il lavoratore, esatto, grande per andare in uno spazio azione che magari non è proprio quello top per poter scambiare, quindi ne hai un guadagno, però contemporaneamente dici dipende dal contesto, certo, cioè, certo, dipende dal contesto, perché in realtà gli spazi azione non sono così tanti in estate, in autunno, sì, cioè, sì, scusatemi, primavera, sì, estate, autunno, sì, sì, inverno, quindi o vai tu con quello piccolo e poi io con quello grande o viceversa, infatti devi essere molto molto accorto, però è un gioco di scelte, sì, cioè di tempismo, sì, e poi la cosa bella è che non c'è mai una scelta poco interessante, io ho trovato la cosa bella è che le scelte sono tutte iper tematiche, la cosa che, sì, mi è piaciuta di, anche più me, di tutto è la cosa che non c'è stata una cosa che io ho fatto in quella partita, altrimenti il gioco non avrebbe avuto il successo che ha avuto, ecco, e l'altra cosa che non ho mai fatto una scelta non interessante, perché c'era comunque a un certo punto tu sei messo alle strette da una parte o dall'altra e quello che farai comunque sarà, ti piacerà molto perché lo stai facendo per uno scopo, ma nel contempo hai, sì, lasciato scoperto un'altra possibilità, allora, che un po' lì ti rode. Tra l'altro, per chi di voi si stesse domandando ma come fa a funzionare un piazzamento lavoratori collaborativo, vi dico che qui funziona secondo me alla grande, perché tu innanzitutto hai le tue carte. Allora, c'è un po' di alpha player, perché io, me che era la prima volta che giocavo a Viticulture e si è dovuto imparare Viticulture e più Viticulture World, quindi un minimo ovviamente gli davo dei consigli. Però, in realtà lui era il carro che si trainava. Sì, però in realtà aveva, come dire, era... Sì, ha avuto una combo di carte iniziali. Sì, ma in effetti, sì, in Viticulture World, siccome voi bisogna però che tutti facciano 25 punti vittoria, e collettivamente, sì, il gruppo, quindi... C'è l'obiettivo privato, sì, e poi c'è l'obiettivo pubblico sulla track reputazione, quindi che funziona a soldi. Quindi in realtà la grande strategia che sto un attimo sperimentando, che vi dirò nell'intervento, è giusto giocare un po' di gente che rusha i punti vittoria e poi farma i soldi, e gente che invece gioca in assist per far fare tanti punti subito a qualcuno e dopo... però raggiunge il gruppo alla fine. Diventa come un boss di World of Warcraft praticamente. Ci sono i DPS. Perché il problema è che tutti non possono fare lo stesso percorso. No, certo, perché ti ingolfi. Ma io ho visto che naturalmente poi ci siamo un po' distribuiti con. Io ho iniziato, ho fatto il support di primi turni, che ho acquistato le azioni. Esatto, che compravi le azioni perché soprattutto molti più soldi. Io andavo a prendere le tessere, andavo a prendere le tessere extra di sacrificio. Ma infatti è andata bene per essere la prima partita. Una flash, un renew. Sì. No, sai la roba vera, non so se sembra una cazzata, no, ma la roba che secondo me abbiamo sbagliato quella sera lì, per cui ancora adesso mi danno, è che non è possibile giocare a questo gioco senza una bottiglia di vino rosso in tavola. No, vabbè. Tutto il tempo che ho giocato, le due ore che ho giocato, ho detto ho una voglia di bere
un calice di vino rosso che mi sta uccidendo, uccidendo ti immerge proprio nel e di fare il rosé mescolando il bianco al rosso. Cioè, mi chiedo, quella è l'unica concessione all'immersività che diamo. Bisogna dire che vi viene se siete un po' appassionati vi viene veramente voglia di darci dentro, però ecco, quindi io chiudo dicendo che purtroppo non ho mai provato Orlean, la versione collaborativa. Il vino? Non abbiamo mai giocato Invasion. Sì, non abbiamo mai giocato Invasion. Però credo che sia veramente, questo Viticulture World apra veramente le porte a un modo di giocare un po' diverso dal solito e sia veramente uno dei prodotti più interessanti che ho provato quest'anno, anche con la varia tematizzazione. Tutte le storie, le cose pazze che succedono ogni... Cioè, tu hai un cazzo di piazzamento lavoratori che è nudo e crudo con tutte delle scelte tematiche, la storia che va avanti, tu che cerchi di arrivare in fondo. Secondo me, ragazzi, un prodotto fatto veramente in maniera veramente memorabile. Sì, per sì, cui... guarda, io ti dico, nonostante sia quello che rema sempre contro questo tipo di giochi, devo dire la verità, questo è veramente un bel prodotto. Si è fatto male, si è fatto male. Credo che quella sera lì insieme ci siamo veramente divertiti. E abbiamo parlato, abbiamo discusso e abbiamo fatto tattiche e strategie come facciamo quando giochiamo quasi quasi con gli American, che andiamo in giro a spaccare il culo. Dico, visto che non è rimasto astio per il fatto che abbiamo traslato la sera Oxford di una settimana per giocare a Viticulture World, vuol dire che è piaciuto per forza. Sì, perché altrimenti finiva nel sangue. Beh, quello è stata una necessità proprio pratica, comunque, pratica. Bene ragazzi, dai vado a spiegarvi un po' i dettagli e ci vediamo dopo per la chiusura della puntata di oggi. Bevilo. Ed eccoci qui a parlare di Viticulture World, questa espansione big box, circa 40 euro, quindi costa praticamente come un gioco normale, per Viticulture World. Ora, questa è un'esperienza puramente collaborativa, divisa in 7 scenari che possono essere giocati liberamente, quindi non c'è una vera e propria storia che li unisce. Ci sono diverse regole aggiuntive e soprattutto, come vi dirò poi con più dettaglio più avanti, c'è anche la versione solitaria fatta da Automa Factory, ormai questo marchio di qualità assoluta che garantisce insomma un'esperienza solitaria del tutto eccellente. Tra l'altro Automa Factory che, come mi ha ricordato il nostro caro ascoltatore Nicolò Chioato, ha iniziato proprio a produrre automi con il primo Viticulture, quindi non solo trovate l'automa in Viticulture normale, ma lo trovate anche in Viticulture World, quindi potete cercare di risolvere questi giganteschi puzzle tematici anche in solitaria. Io ho avuto la possibilità di provare li ho provati tutti gli scenari, ma alcuni sono in solo, alcuni sono in multiplayer. Oggi vi porto, ovviamente non potevo fare altrimenti, la mia piccola top 3 di quelli che ho trovato migliori, più riusciti. Vi dico anche quello che secondo me è riuscito un po' di meno, però per il resto volevo parlarvi un attimo visto che in apertura abbiamo parlato con i ragazzi di come hanno vissuto questa esperienza, volevo parlarvi un po' di come funziona Viticulture World. Innanzitutto arriva nella scatola, c'è il tabellone che sarà il tabellone di gioco sostituendo quello di Viticulture normale. Le grosse novità sono sostanzialmente due. Una, che nel nuovo tabellone è possibile fare gli upgrade delle azioni. C'è in effetti la possibilità appunto di avere e di costruire sostanzialmente dei motori di gioco alternativi facendo proprio migliorando gli spazi azione in modi sempre strategici, sempre diversi. Il setup è casuale, quindi le azioni che potete migliorare, che sono quelle classiche di Viticulture, non sono sempre disponibili, le migliorie arrivano a caso, per cui dovete ogni volta cercare di capire e tatticamente utilizzare le azioni di upgrade per poter creare appunto dei mini motori di gioco. Per esempio, una delle cose classiche che si fa è si cerca sempre di migliorare l'azione in cui vengono
dati punti vittoria quando si vende il vino, ok? Quell'azione classica per cui tu giochi la carta viola, vendi il vino che hai, incameri punti vittoria. L'improvement, la miglioria di questa azione è fondamentale, quindi appena ce l'hai la compri e la metti giù. In multiplayer questo è sempre causa di grande dibattito, di grande secondo me interesse, sempre oggetto di strategia comune e di decisioni molto molto interessanti che si fanno tutti insieme. L'altro aspetto fondamentale è che qui i lavoratori, si parte con 5 lavoratori, di cui uno è il famoso grande, e 2 lavoratori possono essere usati esclusivamente per l'estate e 2 lavoratori possono essere usati esclusivamente per l'inverno. Voi potete, facendo l'upgrade, facendo quella che in viticalcio normale era addestra nuovo lavoratore, qui si chiama specializza nuovo lavoratore, voi potete togliere un cappello pagando ovviamente i denari togliere un cappello e quindi avere la possibilità di utilizzare questo lavoratore tutto l'anno quando ne avete più bisogno. Questo è fondamentale perché, come tutti i giocatori di viticulture sanno, all'inizio le azioni estive sono molto più forti e importanti e poi mid game verso l'end game invece tutto il meta si sposta sull'inverno, dove si vanno a produrre i vini e a venderli di fatto. Ora non voglio entrare troppo nel tecnico, anche per non escludere da questa narrazione chi non ha mai provato, volevo però darvi era giusto secondo me dare una piccola infarinata di quelle che sono le novità introdotte di gameplay introdotte da questo gioco qui. Questo per quanto riguarda il multiplayer. Per quanto riguarda invece l'automa, ecco, non è stato semplice assorbire tutto insieme. Questo perché io ho iniziato, ho preso tutto in un pacchetto, diciamo. Ale mi ha prestato la sua copia di Viticulture Essential Edition, mi sono preso il Viticulture World e ho cominciato a studiare il gioco. E ho dovuto di fatto studiare 3 giochi. Il primo è ovviamente il meccanismo base, il Viticulture, le regole di Viticulture, come si gioca Viticulture. Ho iniziato per, come dire, fare un corso accelerato. Mi sono scaricato l'app e ho cominciato a fare partite per imparare il gioco base. Dopodiché ho iniziato a studiare le regole di Viticulture World e, siccome ero da solo in quel periodo e avevo poco tempo per giocare in multiplayer, mi sono studiato le regole dell'automa. E devo dire che assorbire tutti e 3 questi, diciamo, strati di gioco non è stato per niente facile. Soprattutto perché l'automa introduce tutta una serie di piccole regolette e di cose da fare che non sono proprio immediate. Avete un'ottima tabellina riassuntiva, avete un manuale che è un po' strano in un paio di punti, ma che insomma alla fine più o meno sono riuscito a decifrare. Però devo dire che non è stato per niente semplice riuscire a, come dire, sgranare tutti e 3 queste parti di un gioco unico. Però alla fine le soddisfazioni sono state tante. Quando avete una buona confidenza con l'automa e le regole del gioco di Viticulture World, riuscite veramente a fare è un solitario fantastico. Quindi un po' di sudore, lacrime e sangue, però il risultato secondo me è eccellente, anche perché ogni volta c'è un piccolo mondo da scoprire con i vari scenari di cui vi parlo tra pochissimo. E devo dire che vale assolutamente la pena provare il gioco anche solo per la modalità solitaria, anche per chi non avesse voglia di impegolarsi con gli amici in un'esperienza che è effettivamente un po' particolare, perché stiamo parlando di un piazzamento lavoratori molto rigoroso, con diciamo poche concessioni al caso, non ci sono ovviamente dadi, è tutto molto euro e spesso insomma, quindi qualcosa che di solito cozza contro l'esperienza collaborativa. Qui invece secondo me c'è da lavorare insieme in maniera molto molto strategica. Il gioco non è per niente semplice, arriverete quasi sempre alla fine tiratissimi, all'ultima mossa, la coperta è maledettamente corta, ecco. E qui arriva un'altra considerazione secondo me molto importante:
Dopo che ho fatto un po' di partite con l'automa, onestamente ho trovato il gioco molto, abbastanza più semplice in solo che in multiplayer. Questo perché in realtà l'automa, pur rompendovi le scatole per certi versi, vi dà anche una mano in altri versi, e riuscendo a gestire in autonomia tutti i vari meccanismi sottostanti a questo funzionamento dell'automa, effettivamente riuscite a un po' decodificare, a gestire in maniera un po' più semplice le strategie che servono per chiudere una partita con successo, quindi raggiungere i 25 punti vittoria e arrivare alla fine della track del prestigio. Per cui ritengo onestamente il gioco più semplice da gestire in solo che in multiplayer. In multiplayer la questione del numero di giocatori, allora ovviamente in due il gioco è piacevolissimo, c'è sempre un grande dibattito, la partita non dura tantissimo, ci sono ovviamente delle dinamiche di assist che sono molto chiare, cioè voi semplicemente aiutate qualcuno e sempre qualcuno è quello che è davanti a voi, non c'è quindi chi privilegio tra i miei compagni, tutte le azioni che fate hanno un risultato molto molto diretto. C'è il grande controllo, anche le carte che avete in mano, le carte visitatore, quelle famose blu e gialle, che sono appunto le carte pazze che vi permettono di rompere le regole, possono essere gestite in maniera più razionale, sono meno, per cui ci sono solo due giocatori, per cui un'esperienza assolutamente promossa. Ringrazio Bernie per essersi preso la briga di aiutarmi a completare tutti gli scenari di Viticulture World, anche se abbiamo preso spesso tramvate sui denti, soprattutto in Sud America, una partita veramente dove è andato tutto storto. Però ecco, devo dire che nel complesso è un'esperienza davvero interessante, anche se è molto difficile chiudere uno scenario di Viticulture World, anche lo scenario cosiddetto facile, quello introduttivo non l'ho provato in multiplayer, l'ho trovato piuttosto semplice e quindi l'ho fatto solo in single, ed è un discreto un discreto scenario introduttivo. Allora, per quanto riguarda invece gli scenari più belli, devo entrare un attimo ovviamente nel dettaglio, senza spoilerare nulla, perché è bellissimo anche aprire la scatola di Viticulture World, iniziare a giocare e scoprire quello che succede man mano che giocate, anche se ovviamente sarà molto più semplice chiudere con successo le partite dopo che avete fatto la prima partita, scoprendo un po' i meccanismi e i meta che si sviluppano nei singoli scenari, invece che chiudere al primo tentativo. Allora, al terzo posto metto il Nord America. Il Nord America vi parla di come il vino è arrivato negli Stati Uniti, vi parla degli anni pionieristici del vino negli Stati Uniti, quindi addirittura prima del proibizionismo. E la cosa molto interessante è che in questo scenario c'è una specie di track extra tabellone che viene utilizzata da tutti i giocatori e che si presta molto bene a dei tatticismi che servono per appunto poi produrre i risultati che vi servono per chiudere la partita. È una track molto congegnata, davvero molto bene, che si presta un sacco al gioco di squadra, mi è davvero piaciuta. Anche tutte le azioni extra che vengono offerte, ce n'è una diversa ogni anno, infatti le carte di tutti gli scenari vi danno una cosa nuova da fare o da esplorare per ogni round di ogni partita, per cui tantissima varietà. Quindi tutte le azioni sono chiare, non ci sono fraintendimenti, le opportunità che questa nuova track che è proprio unica per il Nord America è veramente veramente simpatica, ed è stato uno degli scenari che ho chiuso anche con maggior facilità, soprattutto in solitario, quindi
Al terzo posto, il senza dubbio in Nord America. Al secondo posto, uno scenario che ho provato solo in multiplayer ed è l'Europa. L'Europa vi dà degli obiettivi a medio e lungo termine che sono molto interessanti, molto strategici. È uno scenario in generale più difficile di quello del Nord America, perché questi obiettivi non sono semplici, alcuni secondo me sono addirittura veramente ostici, per cui possono essere addirittura ignorati, però in tanti casi invece vi danno proprio un flavor e danno alla partita anche un senso strategico molto chiaro che vi aiuta proprio a indirizzare le vostre azioni, soprattutto a inizio partita, dove magari a volte si inizia un po', come dire, cercando a tentoni qual è la via migliore per arrivare alla risoluzione dello scenario. Anche qui è tutto molto semplice, tutto molto chiaro, ci sono anche qui bonus extra per certe azioni, ci sono tutta una serie di piccole chicche che arrivano nuove ogni anno e rendono la partita davvero davvero interessante. Un secondo posto molto vicino al terzo, cioè Stati Uniti, Nord America e Europa se la giocano veramente testa a testa. Invece quello che ho trovato lo scenario più brillante è quello dell'Asia. L'Asia è uno scenario, è il primo che si fa, è quello di livello facile, ma di facile in Viticulture World non c'è praticamente nulla, quindi diciamo il meno difficile, ed è uno scenario che è brillantissimo nel suo introdurre i giocatori ai meccanismi di Viticulture World. Se escludiamo lo scenario introduttivo, che è un po' troppo vanilla, questo qui è il primo scenario veramente, diciamo, vero e proprio, e devo dire che funziona in maniera egregia, dà ai giocatori un sacco di spunti, modifica il tabellone in modi sorprendenti, vi dà quell'effetto un po' wow che serve assolutamente, soprattutto se avete trovato come me lo scenario introduttivo un po' troppo blando, e lo fa con delle idee molto brillanti, guidando i giocatori attraverso i sei turni del gioco, con sempre cose interessantissime che arrivano, vi mette lì sempre delle grandi opportunità, ed è veramente l'ideale per partire un po' easy con un gioco che in realtà, come ho detto, non è affatto facile da chiudere, e devo dire che l'Asia lo fa in modo egregio. E vi parla ovviamente di tutti gli scenari di quella che è la viticoltura asiatica, un po' la meno famosa rispetto agli altri continenti, però anche qui la possibilità di scoprire novità, fatti interessanti, e la storia dell'industria vinicola in tutti i continenti, c'è l'Oceania, l'Africa, c'è tutto, e è veramente interessante. Io non sono un appassionato della materia, però ho trovato tutti i cenni storici e diciamo la tematizzazione di ogni mazzo veramente fatta bene, con cura, vi danno la giusta quantità di fatti e di personaggi, vi introducono appunto a questa industria e a tante storie che non conoscevo, ed è ovviamente interessante rispetto anche a quanto poi vi può interessare, nel senso che non vi occludono la partita con wall of text micidiali, ma semplicemente le carte sono qualche riga, vi danno queste informazioni curiose, simpatiche, interessanti, e dopo voi in realtà poi giocate e vi allambiccate per la vostra ora, ora e mezza. La durata del gioco, come ho detto, in due si attesta attorno all'ora per due giocatori che sanno giocare, per quattro giocatori che non sanno giocare, o meglio magari uno ha già studiato eccetera ma deve spiegare agli altri, almeno un paio d'ore tenetele in conto. Quindi un gioco molto che tende a diventare lungo con tanti giocatori, ma in realtà lunghissimo non è. Sulla confezione è scritto 75-95 minuti, considerate sì, magari 95 minuti in 4 con la spiega ci può stare. Ovviamente il gioco può essere giocato anche da 5-6 giocatori, io non l'ho fatto perché secondo me è abbastanza
è pesissimo, ok? È troppa gente, troppo casino, troppe carte, troppo tutto. Quindi io sconsiglio, però se voi ve la sentite, fatevi avanti, e se lo provate in 5-6 fatemi sapere com'è andata, perché sono curiosissimo di sentire la vostra esperienza. In ultimo direi che possiamo parlare della artwork e materiali, tutto fatto molto bene, le carte sono ottime, non si mescolano, quindi non serve il non servono le bustine. E infine la rigiocabilità. La domanda è: Jack, ma io quando ho fatto lo scenario dell'Africa, ho finito, ho fatto l'Asia come mi hai consigliato te e l'abbiamo chiusa con successo, lo posso rigiocare? La risposta è sì, perché allora c'è una ragione molto semplice. Ok, l'effetto sorpresa è andato e questo lo è assodato, tuttavia potete leggermente alzare la difficoltà di ogni singolo scenario mescolando a caso 6 delle 8 carte che ogni scenario vi mette a disposizione. In effetti, ogni volta che voi aprite per la prima volta uno scenario, vi viene consigliato di giocare le carte dei 6 turni dall'1 alla 6. Quindi ogni turno, ogni round, avete una determinata carta che esce in quel preciso momento. Questo rende lo scenario un pochettino più accessibile. Se invece l'avete già chiuso e volete provare il livello un po' più hardcore, prendete le 8 carte, avete capito bene, 8 carte, quindi 2 resteranno fuori, ma non quelle che gli autori hanno pensato, ma in realtà verranno messe fuori 2 carte a caso, ne pescate 6 e queste 6 verranno fuori appunto random, creando quindi, interferendo col naturale scorrere delle carte pensato dagli autori, ma dandovi appunto più difficoltà, perché non tutto arriverà nel momento in cui deve arrivare. E per cui, anche se sapete già come va a finire, in realtà poi lo svolgimento diventa più imprevedibile e inoltre vi giocate delle carte che non avete visto durante il primo giro. Per cui almeno 2 giri per tutti gli scenari. Secondo me, da provare in solitario un giro con tutti, è un'esperienza solitaria fantastica, per cui però difficile da digerire, ma una volta che ci arrivate, una volta che, come dire, iniziate a fare click col cervello, vedete che il gioco vi pone davanti veramente una marea di interessantissime opzioni e vi fa stare lì al tavolo chini sul fatturato di punti vittoria e di track prestigio fino all'ultimo round. E questo è l'obiettivo di ogni singolo automa. Ecco, per fare una comparazione, ho trovato questo automa piuttosto difficile da imparare, però niente in confronto all'automa di Terra Mistica, che ho trovato veramente ostico. Anche se il buon Nicolò Chioato, con cui abbiamo fatto una bella conversazione sugli automa, mi ha detto che lui alla fine è riuscito a decodificare grazie a tutorial online e quant'altro. Ecco, non siamo a quel livello lì, ok? Però non è neanche semplice, soprattutto perché dovete imparare un altro gioco che è Viticulture World e poi imparate l'automa. Genos ha messo a disposizione un manuale separato per imparare il single player, cosa apprezzabilissima, anche perché se non vi ricordate una regola dell'automa sapete già dove andare a reperirla. Quindi promossa anche Genos, produzione molto molto buona come tutti i giochi della Stonemaier, quindi qualità assoluta. 40 euro è tanto, sì, però ragazzi, questo è come prendere un gioco nuovo sostanzialmente da zero. Certo, iniziare con Viticulture e questo insieme come ho fatto io, oltre a essere economicamente un po' impegnativo, è anche una, cioè, come dire, anche a livello di apprendimento non è proprio semplice, però insomma, secondo me, io so che tantissimi di voi sono giocatori in gambissima, potete gestire questa cosa qua, l'ho gestita io, ce la potete fare anche voi. Detto questo ragazzi, Viticulture World, una delle migliori esperienze dell'anno. Adesso voglio capire se sarà possibile metterlo nella mia top 10 di fine dicembre, perché questo è il gioco euro tedesco in collaborativo
veramente al meglio. Io spero che questo tipo di esperienze possa essere replicato con successo in futuro, con il successo che c'è qui in Viticulture World, perché merita sicuramente, soprattutto perché potete alternarlo con una partita classica di Viticulture e invece potete poi ogni tanto anche magari ragionare e pensare di risolvere le cose tutti quanti insieme e lavorare per un obiettivo comune. Grazie a tutti amici, ritorniamo per la chiusura dell'episodio dai ragazzi in studio. Ecco, e se dopo questa ventina di minuti... è entrato in circolo il caffè. Bene, allora, mentre, mentre Banda va a recuperare le catene con cui... Legare Ale, noi diciamo che anche questa settimana abbiamo dato veramente tutto. Per tutti quelli che ci saranno a Perugia, ci vediamo fra due giorni. Per tutti gli altri... ci vediamo dall'altra parte. Un saluto da Jack, uno da Banda, uno da Mac e uno da Ale. Grazie a tutti amici, dai, alla prossima. Ciao 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 ciao, ciao, ciao.